Buongiorno a tutti e buon sabato, benvenuti a questa nuova puntata di Sveglia Trieste. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, come facciamo sempre a partire dal quotidiano locale, dal piccolo. Allora andiamo a vedere, eccola qui la prima pagina del piccolo. Dunque, da oggi si può andare in Slovenia, Fedriga firma, si torna a ballare. Queste le principali novità, la ripartenza in regione. Questo è il titolo principale. Lubiana, anticipa di 48 ore la liberalizzazione dei transiti ai residenti in Friuli Venezia Giulia. Nuova ordinanza del Friuli Venezia Giulia per le sale giochi, i cinema e dal 19 le disco. Questa è la novità principale. Poi si dà conto naturalmente anche della cerimonia di ieri, delle cerimonie. Trieste ricorda la fine dei 40 giorni titini, buon afflusso in Piazza Unità per il debutto della ricorrenza nonostante le limitazioni. Qui vediamo l'immagine della cerimonia principale in Piazza Unità d'Italia. Poi Pahor alla foiba, il consenso è trasversale. Il 13 luglio il presidente sloveno sarà con il nostro capo dello Stato, presidente Mattarella, alla foiba di Basovizza. Tutti in coda dal dottore per rifare le impegnative. Il CUP non accetta le vecchie prescrizioni. Sballottati dal CUP al medico di medicina generale, costretto a fare i salti mortali per star dietro a tutte le richieste dei pazienti che si presentano in ambulatorio per ottenere una nuova prescrizione di visite specialistiche ed esami strumentali come le ecografie, TAC e le risonanze. Un vero e proprio caos impegnative segnalato dal Sindacato Nazionale Autonomo dei Medici Italiani. Andremo a vedere anche questo. DJ set e magliette speciali per il D'Agostino Day. Trieste si ritroverà questa mattina alle 12 in Piazza Unità, il cuore della città, dove i lavoratori portuali hanno voluto trasferire la protesta a difesa di Zeno D'Agostino. Quindi alle 12 la grande mobilitazione a Trieste. Seguiremo anche questo. Lavoro, calano gli assunti e le partite IVA in Friuli Venezia Giulia, primi effetti del Covid. E poi ancora ora la stagione dei saldi slitta al 1° agosto, negozianti soddisfatti. Ancora per quanto riguarda i trasporti, treni, riecco le frecce, ma c'è la sorpresa, sparita la linea da Trieste a Roma. Tornano i treni regionali, ma sono dimezzati, Frecciarossa direzione Roma, annunciati con il nuovo orario solo su Udine, non su Trieste, dove invece già da inizio giugno era ricomparso il collegamento veloce con Milano. Andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica, zone rosse, Conte ai PM, su Bergamo ho deciso io. Questa è la notizia di carattere nazionale. Interrogato per 3 ore il Premier, stavamo per chiudere tutta la Lombardia. Sentite pure Speranze Lamorgese, i ministri, la procuratrice, scusate, Rota, non parlo di indagati. La regione nel mirino per le RSA e l'ospedale di Alzano. Le navi militari all'Egitto, i regeni accusano, lo Stato ci ha tradito. Queste le principali notizie riassunte in questo titolo principale di Repubblica. Poi ancora pareggio con il Milan, la Juve in finale di Coppa, tanto gioco, niente gol, così è tornato il calcio. La salute in lista d'attesa, ecco le città più lente, i tempi per recuperare esami e interventi. Qui vediamo appunto c'è una inchiesta su questo argomento di Repubblica. Poi ancora l'estremismo delle elite in America. In 15 anni che vivo negli Stati Uniti, scrive qui Yasha Monk, non ho mai avuto la sensazione di un paese irrimediabilmente diviso come adesso. Centinaia di migliaia di americani protestano contro l'insostenibile persistenza delle violenze della polizia. E poi diamo la parola alle statue della storia ferita. L'onda di sdegno e solidarietà sollevata dall'uccisione di George Floyd travolge i monumenti collegati agli abomini dello schiavismo e del colonialismo. Ci ha rimesso anche qui, vediamo la statua di Boston di Cristoforo Colombo. Allora andiamo ancora a vedere
vedere la prima pagina del Messaggero Veneto, eccola qui. Allora, il titolo principale, come appunto sul piccolo, da oggi la Slovenia riapre, ma solo ai residenti in Friuli Venezia Giulia. La soddisfazione di Fedriga per la decisione di Lubiana di anticipare di 48 ore il via libera. E ancora accordo tra le regioni, discoteche aperte da venerdì 19. Poi ancora Covid-19 sale a 3 il numero dei nuovi contagi registrati a Udine. Poi la notizia ancora in centropagina, appunto il calcio è tornato, la Juve va in finale di Coppa Italia, questa appunto la notizia con la fotonotizia in centropagina. La ripartenza, bonus affitto per le imprese, agevolazione pari al 60%. E poi ancora si dà conto dell'ok al rinvio dei saldi estivi, gli sconti scattano in agosto. Ancora uno sguardo al Corriere della Sera, ecco qui la prima pagina, il governo si difende davanti al PM. L'inchiesta sul mancato blocco dei comuni di Alzano Lombardo e Nembro, Stati Generali, oggi il via tra le polemiche. Zone rosse, Conte risponde a Fontana, non le abbiamo fatte perché era giusto chiudere tutto. Poi ancora il PD, Palazzo Chigi e quel patto violato, il commento di Francesco Verderami, e Massimo Franco invece il titolo del suo commento è La politica debole. Ancora Zaia, il vertice di Villa Pamphilj, un errore escluderci rispetto per il vertice di Villa Pamphilj, ma fin qui quelli del governo dove sono stati? Ora in Veneto riapro tutto, dice il governatore Luca Zaia. Poi ancora scuola, l'inizio rischia di slittare al 23 settembre, insomma riaprono pure le discoteche, ma le scuole sono ancora in alto mare, pa così pare. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Bomba. Allora, bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Dunque, andiamo a vedere ora, fra poco vedremo anche le previsioni del tempo. Eccole qui. Allora, diamo subito uno sguardo appunto alle previsioni del tempo con il sito dell'Osmerarpa regionale. Vediamo la situazione generale. Fino a sabato, fino a oggi, quindi sulla regione affluiscono correnti secche e miti in quota che mantengono stabile l'atmosfera. Domani sull'Adriatico passerà una depressione in quota che interesserà marginalmente anche la nostra regione. Quindi per oggi cielo in genere sereno o poco nuvoloso, venti a regime di brezza, temperature massime in aumento, mentre domani nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali alternati a fasi di tempo migliore. Le piogge potrebbero essere più probabili di notte e al mattino e poi verso la sera. La previsione rimane tuttavia in parte incerta. Insomma, c'è incertezza ancora sulle previsioni per la giornata di domani. Magari vedremo un aggiornamento proprio nel corso di questa giornata. Allora, come vi dicevo, andiamo a vedere le notizie all'interno dei quotidiani. Dunque, in primo piano sui quotidiani nazionali c'è il fatto appunto del presidente Conte sentito dal PM per 3 ore. Qui vi siamo sul Corriere della Sera. Zona rossa, il nodo delle scelte. Questo è il titolo dell'apertura del Corriere della Sera. Gli inquirenti vogliono capire se fu reato non chiudere Alzano e Nembro. La procuratrice, massima collaborazione, continueremo con le indagini. Quindi, dopo il parere del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore della Sanità, fare la zona rossa a Nembro e Alzano era un obbligo definito dalla legge oppure no? Il tema è cruciale per il procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, che ieri ha ascoltato per 3 ore il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, e mercoledì aveva invece incontrato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. Cruciale perché se a fronte del parere degli esperti il governo poteva
agire secondo la sua discrezionalità, valutando anche altri fattori, allora la partita non può essere penale e giudiziaria, ma può solo restare nell'alveo del dibattito o dello scontro politico. Forse spiegarlo alla Valseriana e ai comitati di parenti delle vittime del Covid-19 sarà più difficile, ma non tutto ciò che può apparire sbagliato è per forza un reato, per dirla con alcune dichiarazioni di Antonio Chiappani di poco tempo fa, appena nominato procuratore di Bergamo, ma non ancora insediato. Insomma, questa è la questione di cui si sta parlando a livello nazionale in questo momento, in modo particolare. Allora, la difesa: non ci fu ritardo, ogni decisione condivisa con la Regione Lombardia. Queste le risposte principali, insomma, da parte del capo dell'esecutivo e anche della ministra Lamorgese sull'invio dell'esercito. Eravamo pronti a ogni evenienza, poi la cosa migliore fu chiudere tutto. Allora, ancora andiamo a vedere altre notizie. Torniamo sulla Repubblica. Scusate ancora un attimo, sempre su Conte. Conte ai PM: ho deciso io con massima precauzione. 3 ore di domande a Palazzo Chigi sulla mancata zona rossa a Nembro e Alzano. Quel 6 marzo ero pronto a firmarla, poi, valutati i dati epidemiologici, il giorno dopo abbiamo chiuso tutta la Lombardia. Questa è la risposta di Conte ai PM. Poi ancora, sempre sulla Repubblica, zone rosse e RSA, lo sappiamo, insomma, è la questione più delicata, quella dell'RSA, delle case di riposo. Così l'inchiesta può sdoppiarsi. Il lavoro dei PM sui quei 7 giorni di marzo in cui si è consumato tutto, la regione nel mirino sulle residenze per anziani, l'ipotesi che le carte sul lockdown passino a Roma. Per ora nessuna decisione sugli avvisi di garanzia. Andiamo alle notizie locali, vediamo di che cosa si parla invece qui a Trieste. Questo è il D'Agostino Day. Allora, DJ set, t-shirt speciali per il D'Agostino Day sul palco di Piazza Unità. Alle 12 la grande mobilitazione a sostegno dell'ex presidente dell'Authority, in scaletta interventi ufficiali intervallati a Hit anni 90, drappi blu alle finestre. Quindi, dalle magliette con la scritta "El presidente no se toca" ai drappi blu alle finestre, dai rappresentanti politici e gli esponenti del mondo della politica. Ci saranno tanti ingredienti diversi in quella che si annuncia come una grande giornata di mobilitazione collettiva. Trieste si ritroverà questa mattina alle 12 in Piazza Unità, il cuore della città, dove i lavoratori portuali hanno voluto trasferire la protesta a difesa di Zeno D'Agostino, l'ex presidente dell'autorità portuale decaduto per effetto del verdetto dell'ANAC, una dimostrazione di unità e orgoglio cittadino in attesa del verdetto romano previsto a fine mese. È stata fissata infatti per le 9 del 24 giugno davanti al TAR del Lazio l'udienza in cui verrà discussa la richiesta di sospensiva del dispositivo dell'anticorruzione, richiesta avanzata, come noto, sia dalla Torre del Lloyd sia dallo stesso D'Agostino, allontanato appunto dalla presidenza a causa dell'incarico analogo ricoperto in precedenza nella società controllata TTP. Poi vedremo. Allora, il primo a prendere la parola sarà Stefano Puzzer, in veste di semplice lavoratore dello scalo. Poi spazio ai sindacalisti in rappresentanza del mondo della cultura, attesi gli scrittori Faith Heineken e Paolo Rumiz. Sul fronte della battaglia legale, fissata appunto per il 24 giugno, l'udienza al TAR del Lazio sulla sospensiva. Vediamo qui il sostegno, la solidarietà da più parti. A Trieste stiamo vivendo un momento surreale nel bel mezzo di una crisi epocale. Non è pensabile che un bravo manager come Zeno D'Agostino, che tutti riconoscono abbia rilanciato il porto e creato sviluppo e occupazione, venga destituito per una circostanza kafkiana. Così commenta Sandro Caporale, presidente di Manager Italia Friuli Venezia Giulia, che commenta appunto la vicenda ANAC. La politica ad ogni livello si assuma le sue responsabilità e risolva il caso. Poi il lavoro di una vita: anche una rappresentanza del sindacato pensionati CGIL parteciperà oggi alla manifestazione in appoggio alla riconferma di Zeno D'Agostino alla presidenza dell'autorità portuale.
Ancora voglio manifestare la vicinanza del PD a Zeno D'Agostino, a cui va un forte ringraziamento. Lo scrive in una nota Matteo Bianchi, responsabile nazionale del Dipartimento Economia del Mare del Partito Democratico, appunto. Vi ricordo che oggi avremo ospiti qui a Sveglia Trieste nella prima parte della mattinata, alle 8. Parleremo con Claudio Giacomelli, consigliere appunto di Fratelli d'Italia, e poi invece dalle 9:30 avremo ospite, sempre in videocollegamento, Deborah Serracchiani, deputata del Partito Democratico. Parleremo naturalmente dei temi di maggiore attualità. Allora, torniamo ancora per un attimo sul tema d'Agostino. Qui vediamo ancora un titolo del Piccolo: dal termine all'Ungherese nell'area ex Aquila agli accordi con la Cina, le tante partite aperte. Ancora, il direttore nazionale dell'agenzia esclude tagli a favore di Venezia, nessun declassamento per le dogane di Trieste, era un argomento che era emerso anche questo nei giorni scorsi. Allora, si cambia decisamente argomento, ancora questo sicuramente molto all'attenzione dei nostri telespettatori, ce lo segnalano spesso, ci segnalano spesso questo tipo di problematiche, tutti in coda dal dottore per rifare le impegnative di TAC, visite, ecografie. Il sindacato dei medici di base denuncia il caos prescrizioni, i CUP non accettano le vecchie prenotazioni e i pazienti corrono a rifarle. L'assessore Riccardi, risolveremo, quindi questa la questione. Ancora, Fedriga riapre da lunedì teatri, cinema e sale bingo, ok alle discoteche dal 19, centri estivi meno paletti. Il governatore firma la 17ª ordinanza nel giorno in cui si registrano 3 nuovi contagi e 0 decessi. Via libera anche a fiere e congressi. Queste le novità, appunto, poi andremo a vederle nel dettaglio. C'è anche la questione dei saldi, il debutto dei saldi slitta al 1º agosto, commercianti soddisfatti, mossa giusta. La giunta fissa quindi il nuovo calendario, noi abbiamo realizzato anche un servizio sulla partenza dei saldi slittata delle vendite di fine stagione, concessi ai comuni spazi finanziari per nuove assunzioni. Allora vediamo il servizio di Umberto Bosazzi. In Friuli Venezia Giulia i saldi estivi 2020 inizieranno il 1º agosto anziché il 1º sabato di luglio come avveniva in passato e si concluderanno il prossimo 30 settembre. Lo ha stabilito oggi la Giunta regionale approvando una delibera proposta dall'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini. La crisi economica che gli esercenti hanno incontrato durante i primi mesi di quest'anno per la chiusura obbligatoria delle attività a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, precisa Bini, ha comportato una rimodulazione della data di inizio dei saldi estivi 2020. Per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali, abbiamo quindi posticipato la finestra temporale per partire con le vendite di fine stagione estiva al 1º agosto, allineandoci anche alle determinazioni assunte dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nella riunione del 7 maggio scorso. Come previsto dalla legge regionale che regola la materia, i negozianti, come in passato, dovranno adempiere a una serie di indicazioni, riporta una nota della regione, tra cui l'esposizione dei prezzi, quello originale e quello scontato, e la percentuale del ribasso praticato sulla merce in vendita. Ecco qui appunto le novità sui saldi estivi. Un'altra novità molto attesa è la notizia uscita ieri in serata, poi magari risentiremo proprio le parole del presidente Fedriga al telefono con noi ieri sera. Allora torniamo appunto sul piccolo. La Slovenia apre con 48 ore d'anticipo, ma soltanto ai residenti in regione. Questa è la notizia che abbiamo messo ieri poi all'ultimo momento, davvero in primo piano nel nostro telegiornale, l'annuncio di Fedriga dopo un colloquio con Janša. Il via libera da stamani, lunedì sbarre alzate per tutti gli italiani. Allora, risentiamo quello che ci ha detto Fedriga al telefono, poi andiamo a leggere magari i dettagli di questa apertura anticipata di 48 ore rispetto al resto d'Italia.
Presidente Fedriga, lei ha annunciato l'apertura anticipata già domani dei confini con la Slovenia e con la nostra regione. Sì, ho sentito per le vie brevi il capo del governo sloveno che mi ha confermato l'apertura, anzi mi ha scritto proprio lui oggi un messaggio l'apertura già domani dei confini Giulia-Slovenia. E questo ovviamente oltre alle 48 ore che anticipano l'apertura con tutta Italia, però penso sia un segnale importante che testimoni la collaborazione che c'è tra la regione Friuli-Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia, quanto abbiamo fatto come regione anche nella nostra politica estera, nei rapporti con i paesi limitrofi e anche la fiducia reciproca che c'è, la fiducia che hanno nella nostra regione, come evidentemente abbiamo affrontato anche la pandemia in Friuli-Venezia Giulia. E qui vediamo appunto che già oggi verrà rimossa anche la recinzione fra Gorizia e Nova Gorizia, quindi dovrebbe esserci appunto la rimozione proprio nella giornata di oggi della rete che era tornata appunto sul piazzale della Transalpina, quindi saranno riaperti già i confini per i residenti in Friuli Venezia Giulia, si torna da oggi per i Friuli Venezia Giulia, da lunedì per l'Italia intera, all'epoca pre-coronavirus, prima di quell'11 marzo in cui Lubiana aveva dato il via ai controlli al confine con l'Italia per contenere la diffusione del contagio prima dei checkpoint, delle code dei tir, dei limiti all'ingresso nel paese. Da oggi un nuovo inizio, quindi in particolare appunto per la nostra regione, poi per gli altri italiani si aspetterà fino a lunedì, ma insomma si torna alla normalità da questo punto di vista. Allora, ancora qui vediamo, sempre restando a Gorizia, Alpini a Gorizia, stop raduni, ma sempre in prima linea, la sezione ANA ritrova l'assemblea e pianifica le attività, la guerra appunto naturalmente al virus non è finita. Allora, ancora andiamo avanti a vedere le altre notizie, andiamo alla pagina, alle pagine della cronaca cittadina, eccola qui. Allora, festa del 12 giugno, buona la prima e nel 21 giorno della riconciliazione, questo è il lancio insomma, dell'iniziativa da parte del presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lacota. Polidoro, il momento più felice del Novecento per Trieste, Lacota lancia per l'anno prossimo un evento che superi le divisioni, questa appunto la cronaca della giornata che abbiamo seguito anche noi ieri. Allora, vediamo se è possibile appunto rivedere il servizio sulla cerimonia principale, poi magari commenteremo anche insieme al nostro ospite a partire dalle 8, il nostro ospite Claudio Giacomelli, anche questa nuova proposta insomma di un nuovo giorno della riconciliazione a partire dal prossimo anno. Allora intanto non so se è possibile rivedere il servizio appunto andato in onda ieri sera nel telegiornale. Trieste celebra per la prima volta la giornata della sua liberazione dall'occupazione jugoslava avvenuta il 12 giugno del 45. Un periodo breve ma durissimo per la città che da questo 75esimo anniversario della sua conclusione viene ricordato ufficialmente dopo la delibera approvata in giunta a fine maggio. Il completamento di un percorso nelle intenzioni del sindaco di piazza che così risponde a chi gli chiede se non sia da ritenersi una giornata divisiva. Non è divisiva, vede. Qui in queste terre la storia l'hanno scritta i vincitori e noi siamo i vinti, mi consentirà che possiamo parlare. Adesso andiamo al famedio della Polizia di Stato dove ci sono centinaia di persone che sono state ammazzate. Se andiamo su a Basovizza ci sono centinaia di finanzieri che sono stati ammazzati. Potremmo anche rendere onore a questi ragazzi che non avevano nessuna colpa. E alla vigilia della cerimonia solenne, iniziata con l'alzabandiera in Piazza Unità, alla presenza delle autorità cittadine e regionali, si è diffusa la notizia della presenza, ormai data per certa, del presidente sloveno Pahor alla foiba di Basovizza, insieme al nostro presidente Mattarella, il prossimo 13 luglio, in occasione della restituzione del Narodni Dom alla comunità slovena. Il presidente Pahor, che è una grande persona, farà un passaggio anche al monumento dei fucilati sloveni e alla foiba di Basovizza. Credo che
ormai è arrivato il momento che ci siano questi passaggi insieme. Nel 2004 i sei sindaci non andavano ancora insieme della provincia di Trieste sui luoghi della memoria. Li abbiamo messi insieme, poi abbiamo fatto il concerto di tre presidenti e adesso finalmente siamo arrivati anche a questo passaggio di Basovizza. Secondo me è molto importante, sarà una pietra tombale su un Novecento tragico di queste terre. Ma io lo trovo estremamente positivo. Io ormai da qualche anno che vado ripetendo che la foiba di Basovizza rappresenta non solo gli italiani infoibati in questo territorio, ma anche gli sloveni e i croati, e che sono stati ben di più. E quindi è giusto che anche un presidente sloveno venga a ricordare i 150.000 sloveni che sono stati assassinati in quel periodo dagli uomini di Tito, come i 15.000 italiani. Queste appunto le dichiarazioni del sindaco di Piazza, del presidente della Lega Nazionale Sardo Salvertini ieri in Piazza Unità. Abbiamo parlato appunto anche del presidente Pacora Basovizza, il plauso è trasversale ma Fratelli d'Italia non molla il Narodni Dom regalato. L'apprezzamento bipartisan per l'evento del 13 luglio con Mattarella non cancella le polemiche sull'ex Balkan. Centrodestra e centrosinistra da Roma a Trieste uniti nel considerare quanto accadrà il prossimo 13 luglio, un evento storico dopo il quale nulla sarà più come prima, anche se in attesa dell'omaggio tra un mese esatto al Presidente della Repubblica d'Italia e Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor a Basovizza, ci sono questioni che ancora dividono come la concessione del Narodni Dom e le istanze degli esuli. Questo è il caso. Poi ancora, sempre sulla giornata di ieri, provocazione di Casa Pound, dura condanna da Ampi e PD. La storia l'hanno scritta i vincitori, ma è il momento di ascoltare anche i vinti, cioè noi. Va reso omaggio a tutti i caduti, dalle vittime di tutte le violenze. Per questo abbiamo istituito questa ricorrenza dedicata alla memoria dei tanti cittadini, poliziotti, finanzieri e militari che quelle violenze dovettero subire. Così il sindaco di Piazza ha spiegato ieri il senso della giornata della liberazione dall'armata jugoslava. Il 12 giugno è una data importante nel calendario del Friuli Venezia Giulia, ha ricordato il governatore Fedriga. Proprio quel giorno la nostra comunità ha potuto intraprendere quel percorso di liberazione che a meno di 10 anni di distanza sarebbe pienamente giunto a compimento. Anche la deputata e coordinatrice di Forza Italia Sandra Savino dice: furono settimane di deportazioni e infoibamenti con lo scopo di eliminare chiunque si opponesse all'annessione alla Jugoslavia, ma grazie all'iniziativa della giunta comunale quel cassetto della storia è stato riaperto. Contraria Sabrina Morena, consigliere di Open FVG: quando istituisci una festa che divide la città alimenti l'intolleranza che cova nel fondo della società. L'allusione è proprio allo striscione di Casa Pound, affisso nottetempo a Bagnoli su un muro del teatro Prešeren. 12 giugno, né pace né perdono per i terroristi e criminali titini, dura condanna per Casa Pound è stata espressa dal presidente del comitato ANPI Fabio Vallon, offesa alla resistenza e alla Repubblica figlia della lotta al fascismo, dalla coordinatrice della componente slovena del PD Friuli Venezia Giulia Maya Tenze e dal vice sindaco Paolo Polidori. Infine, qualche momento di tensione ieri pomeriggio durante una manifestazione in Piazza della Borsa a favore del bilinguismo, presente tra gli altri Samo Pacor. L'ex parlamentare di AN Roberto Meni ha manifestato in modo accalorato il proprio dissenso. Ora ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, torniamo ancora sull'argomento delle celebrazioni di ieri. Allora andiamo a vedere ancora una mail, ad esempio una mail che è arrivata questa mattina da parte di Nevio, che dice: ieri le autorità italiane hanno celebrato la liberazione dei titini in Piazza Unità, mi chiedo cosa c'entrino le autorità italiane visto che i partigiani jugoslavi
slavi sono stati mandati via dagli anglo-americani, poi è stato fatto il territorio libero di Trieste. Insomma, questa la lettura storica di Nevio. Noi ieri abbiamo seguito anche l'altra cerimonia, una delle altre cerimonie, ce ne sono state alcune appunto nel corso della giornata, a cominciare dall'alzabandiera che abbiamo già visto in Piazza Unità. C'è stata anche la cerimonia al Colle di San Giusto, al monumento inaugurato appunto nel 5 anni fa, nel 2015, per ricordare questa data, e quindi possiamo anche rivedere appunto il servizio realizzato con l'intervento del vice sindaco Paolo Polidori, e poi anche questa proposta lanciata dal presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lacota di istituire un'altra giornata di ricordo e riconciliazione per ricordare tutte le vittime. Allora, vediamo il servizio. Entra di fatto nel novero delle date più importanti per quanto riguarda la città di Trieste. Io direi che non trovo personalmente una data più importante nel Novecento per quanto riguarda la nostra città. 42 giorni terribili in cui centinaia di civili e militari furono prelevati dalle proprie case, imprigionati e poi deportati nei campi di concentramento jugoslavi oppure infoibati. L'istituzione ufficiale della celebrazione del 12 giugno, chiesta da tempo dalle associazioni degli esuli, ha trovato compimento nell'iniziativa promossa dal vice sindaco Polidori. Con questa data si mise fine a tutti gli effetti a quelle che furono da una parte le persecuzioni di tutta la Seconda Guerra Mondiale, ma anche di un periodo antidemocratico come quello fascista, quello nazista, ma anche e soprattutto quello dei 40 giorni dell'occupazione titina. Davanti al monumento che ricorda le vittime, inaugurato nel 2015 nel Parco della Rimembranza, il presidente dell'Unione degli Istriani Massimiliano Lacota ha lanciato la proposta di un'altra giornata commemorativa che ogni domenica successiva all'8 maggio ricordi tutti i caduti, un'iniziativa che segue il discorso apprezzato da Lacota pronunciato sabato scorso dal premier sloveno in una storica commemorazione ufficiale a Kočevski Rog. Una giornata, io penso che l'Italia sia forse anche matura per accettare un discorso del genere. Ecco, forse la prima giornata potrebbe essere abbastanza poco tollerata da certa parte politica, però se vogliamo che ci sia una pacificazione io credo che bisogna cominciare dal basso, non sicuramente dagli atti politici e partitici che molto spesso non sono capiti, e io credo che cominciando a lavorare da domani, il 16 maggio 2021 potrebbe essere la prima data qui a Trieste, e poi lanciare appunto questo messaggio di pacificazione. Ognuno ricorda i propri morti, ma in una giornata tutti depongano le armi e ricordino i morti, perché tutti sono morti per la patria, come ha ricordato e plaudo alle parole appunto del Presidente del Consiglio Janša, tutti hanno combattuto per la patria. Queste appunto le parole di Lacota. C'è un telespettatore che ci scrive in diretto triestino, cerco di tradurre al volo. Allora, buongiorno, si può finire di parlare di titini? C'erano i partigiani che hanno dato la vita e combattuto per liberarci dal nazifascismo, e chi è contro questa liberazione vuol dire che è a favore del nazifascismo, punto e basta. E ancora una cosa, devono capire che se non c'erano i due bricconcelli come Benny e Adolfino, 20 anni prima della guerra, olio di ricino e bastonate, forse non c'era neanche Tito e neanche i partigiani, punto e basta. Questa è la visione, insomma, la lettura del nostro telespettatore Paolo. Ancora, dunque, ci chiede una telespettatrice che si chiama Ida, che ci scrive da Muggia. Buongiorno, sapete se pure i blocchi piccoli della Slovenia sono già aperti? Grazie mille, Ida. Allora, dovrebbero essere rimossi proprio a partire da oggi, quindi così risulta, insomma, questa è l'indicazione che è stata data in particolare per gli abitanti della nostra regione, quindi dovrebbero essere rimossi, però ci sono, però questi blocchi ci sono ancora, ci scrive un altro telespettatore o telespettatrice, non riesco a capire, è Stefano si chiama, quindi un telespettatore, ci scrive che alle 7:35 di questa mattina, quindi davvero pochi minuti fa, c'è ancora il blocco al confine di Lipizza, credo.
quindi dice continuano a mantenere questo atteggiamento di antidemocrazia nei confronti di un paese confinante e ci manda anche una fotografia, vediamo se riusciamo a aprirla, eccola qui la foto del, appunto, del confine ancora chiuso, eccolo qui. Allora abbiamo una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, buongiorno. Senta, io volevo semplicemente dire una cosa. Prego, dica. Allora, ero piccola e praticamente ero bastonata perché parlavo lo sloveno, ok? Ho 65 anni e non si può dimenticare fronte della gioventù tutto quello che è stato. E continuiamo, si continua a fomentare l'odio su una parte che tutti parlano Mitteleuropa. Io non riesco a capire dove è questa Mitteleuropa Trieste. Chiaro. Perché Trieste è stata buttata via. Dunque, di conseguenza, la politica, perché questa è politica fomenta l'odio. Allora, cerchiamo di convivere. E visto che si fanno tutte queste date, memoria di questo, memoria di quello, perché non si istituisce allora una data di tutti i massacri che hanno fatto i fascisti, di tutto il male che hanno fatto i fascisti? L'Italia dovrebbe anche accettare questo, ha perso la guerra. E infatti, se non ci fosse stato, come ha detto il telespettatore che vi ha scritto, ha letto poco fa, esatto, i due ragazzi che si sono divertiti a ammazzare le persone, e allora a questo punto dico, santo Dio benedetto, istituiamo una data di tutto il massacro che hanno fatto i fascisti, non basta la risiera, perché la risiera effettivamente, non lo so, se andiamo avanti così con la politica, prima o poi sarà distrutta, non resterà nessuna memoria di niente. I giovani non conoscono queste cose, sono diciamo ignoranti, sono vuoti ragazzi. Rimane sempre insomma la festa della liberazione, no? No, che è la festa del 25 poco, aprile. Signora, è troppo poco. È troppo poco. Sì, perché se ci sono, visto che, non facciamo lei, altro che non fanno altro che parlare di foibe, questo e quell'altro, i primi che hanno infoibato comunque sono stati i fascisti. Dunque, di conseguenza, facciamo una data su tutto il male ed elenchiamo tutto quello che ha fatto la decima MAS, la banda Colotti e tutti quanti, perché non lo facciamo? Hanno paura? Di che cosa hanno paura, mi scusi? Allora io penso che ritiene che l'atteggiamento sia assolutamente divisivo, insomma, non sia di tentativo di riconciliazione. Anche per questo, se la politica è corretta, si fa una data anche per questo. Perché questo fomentare l'odio sempre in continuazione, io penso che sia ora di finirla. È una vergogna per uno Stato che comunque nel 1946 ha sdoganato il fascismo, d'accordo? E questo si continua ed è veramente vergognoso. Io non ho mai sentito un Presidente della Repubblica, a prescindere Pertini, dire abbiamo perso la guerra ed è stato fatto del male, non solo agli sloveni, ma a tutti. Anche agli italiani, d'accordo? Chiaro. Basta pensare alle stragi che sono state fatte, non sono state fatte dai nazisti, c'erano sempre e comunque, e anche la risiera è stata istituita dai fascisti. Dunque bisogna un po' conoscere la storia, insegniamo ai ragazzi la storia e a essere coerenti e a conoscere altre culture per poter convivere, perché ormai hanno fatto la globalizzazione, vogliono che siamo tutti standardizzati e questo è quello che stanno facendo. Chiaro. Tutti ignoranti, a me dispiace molto, però quello che io ho sofferto semplicemente che perché parlo lo sloveno non è corretto. Assolutamente. E io anche iscrivendomi all'università ho dovuto sempre dichiarare cittadinanza e nazionalità e questo è razzismo, d'accordo? Chiarissimo, mi dispiace. Signora. Abbiamo aspettato 70 anni per avere il bilinguismo e tutto il resto, che poi non c'è bilinguismo, non è mai stato ratificato niente, va bene? Io non riesco a capire questa cosa, questo odio, ma perché? Mi scusi, perché? Le guerre sono guerre, allora le accettiamo e facciamo questa benedetta data per tutto il male che ha fatto il fascismo, questo la politica dovrebbe prendersela. Chiarissimo signora, non ricordo il suo nome. No, sono Magdalena. Magdalena, grazie. Insomma, un intervento sicuramente importante il suo. Grazie davvero e buona giornata. E questa è la proposta insomma, della signora, istituiamo anche una giornata per ricordare tutti i crimini fascisti e nazisti. Allora, abbiamo un'altra telefonata. Subito, pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Maria,
sono Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno. Volevo chiedere per l'apertura delle case di riposo, perché ancora non si sa niente. Allora, ci sono le linee guida per l'apertura delle case di riposo, poi alcune hanno già aperto alle visite dei parenti, alcune non l'hanno ancora fatto perché hanno difficoltà evidentemente, soprattutto quelle più piccole, presumo, ad adeguarsi a queste linee guida, perché sono piuttosto stringenti naturalmente per evitare eventuali insomma contagi, no, all'interno di queste strutture. Io volevo precisare, mia mamma, sì, è ricoverata alla casa Emmaus, sì, loro hanno sia stanze, sia salone, sia giardino dove poter incontrare i parenti, ci sì mandano email in continuazione che sono liberi dal corona free, sì, che, dal coronavirus, che praticamente hanno mandato tutti i protocolli all'ASL e che sì l'ASL non gli ha dato ancora il permesso di aprire. Perciò queste persone che sono lì da tanto tempo, che non sono morte di coronavirus, moriranno di solitudine. Chiarissimo. Allora, quindi a voi dicono che l'azienda sanitaria, non dà il permesso di aprire sì le visite sì ai parenti. Sì, 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 non ha ancora convalidato il permesso, non hanno ancora la possibilità di aprire. No, quindi hanno tutte le, dice, le caratteristiche, no? Sì, dicono che loro sono in regola. Chiaro, chiaro. Allora cerchiamo insomma di approfondire anche questo nuovamente, perché non è la prima che ci fa questa segnalazione, non in particolare su questa casa di riposo, ma anche su altre. Quindi allora cercheremo di approfondire e guardi, fra poco allora cerchiamo di fare un intervento in diretta con l'assessore Carlo Grilli, che si occupa di queste grazie tematiche, perché ci stava seguendo e quindi fra grazie poco è disponibile a intervenire. Quindi grazie intanto Maria Grazia per questo suo intervento e allora cerchiamo subito di chiamare l'assessore alle politiche sociali del comune Carlo Grilli per chiarire una volta per tutte magari proprio queste questioni riguardanti le case di riposo. Grazie assessore, buongiorno, buongiorno a lei. Buongiorno, grazie davvero dell'intervento. Le chiedo se è possibile di girare in orizzontale il telefonino, così cerchiamo di farlo inquadrare, siamo rigorosamente sempre in diretta, allora cerchiamo di fare anche l'inquadratura. Allora, ancora un attimo. Intanto la saluto, assessore, la ringrazio per averci contattato su questa problematica che ci viene sottoposta continuamente dai nostri telespettatori, c'è tanta attesa, no, da parte dei parenti che sono all'interno, delle persone che sono all'interno delle case di riposo, di poterli visitare. Allora, ci può chiarire la situazione, qual è la situazione, quella segnalata dalla signora Maria Grazia, in particolare nella casa Emmaus? Allora, buongiorno a tutti, il tema è davvero delicato e siamo costantemente in relazione con l'azienda sanitaria. Ora, quasi tutte le case di riposo hanno già mandato i protocolli per l'adempimento delle disposizioni attraverso le quali potranno cominciare a essere visitabili le persone che sono ospiti nelle case di riposo. Io ho parlato proprio ieri sera con la responsabile sociosanitaria dell'azienda sanitaria, perché come potete immaginare questo Covid ha imposto queste chiusure ed è normale anche pensare che è stata durissima da parte degli ospiti l'impossibilità di vedere i familiari. Ora, quasi tutte le case di riposo della nostra città hanno inviato i protocolli dell'azienda sanitaria e li stanno validando. Ieri so che hanno validato una trentina di case di riposo e stiamo attendendo anche noi come struttura comunale la validità
la validazione dei protocolli che abbiamo inviato, quindi anche come Casa Emos, come anche le altre strutture. Io credo che nell'arco di qualche giorno, perché ho proprio invitato l'azienda sanitaria ad accelerare i tempi di concessione, diciamo, delle validazioni dei protocolli per aprire le strutture e permettere agli ospiti di vedere i familiari. E questo è un tema delicatissimo, perché abbiamo imposto una restrizione che ha permesso di mantenere in salute molti ospiti, al netto di quelli che però comunque ci hanno lasciato e che dobbiamo sempre ricordare. Ma quelli che hanno resistito oggi hanno questo impedimento di vedere i loro familiari. Adesso piano piano queste restrizioni cominciano a sciogliersi e, ripeto, ho sollecitato l'azienda sanitaria e io credo che tra lunedì e martedì e mercoledì più o meno tutte quante le strutture residenziali potrebbero avere a disposizione la possibilità di poter far vedere i loro congiunti. Benissimo, quindi questo anche per così rassicurare, stare vicini alla signora Maria Grazia e ai tanti come lei, insomma, che aspettano finalmente di poter rivedere i propri cari, insomma, all'interno delle case di riposo. Grazie assessore Grilli per questo chiarimento, grazie davvero. Volevo ancora, approfitto di lei per della sua presenza, l'altro ieri c'era stata una domanda da parte di un nostro telespettatore riguardo i buoni spesa. È ancora previsto questo strumento? Sono stati erogati tutti? Ci sarà ancora qualcosa da questo punto di vista? Ci può dire qualcosa? Lo abbiamo già detto. Noi abbiamo dato come 15 maggio l'ultima data di poter presentare le richieste per i buoni spesa e c'è stata un'evoluzione, nel senso che moltissime domande sono arrivate. Siamo arrivati a 3.900 le domande che sono state accolte e ai quali abbiamo dato i buoni spesa, che stanno continuando a essere erogati in questi giorni. Quello che è rimasto ormai è ben poco, sono circa 200.000 euro scarsi. Noi adesso abbiamo interpellato una realtà importante di Triestina per vedere se ci può dare una mano. Io sono abbastanza fiducioso. Al netto di quello che verrà, in questo momento la seconda tranche è garantita, però si parla davvero di 50 euro a testa, non di più, proprio perché siamo riusciti comunque a erogare a quasi 4.000 famiglie la prima tranche di buoni spesa. Quindi questo è un ottimo, secondo me è un ottimo risultato, perché abbiamo potuto garantire a molte famiglie la possibilità di avere della liquidità. Tanto non è rimasto molto, adesso vediamo se questa realtà ci risponde in maniera positiva, potremo erogare certamente un po' di più a seconda di quanto ci verrà donato, e in caso contrario saranno tutti quanti i beneficiari dei buoni spesa verranno ricontattati e a loro verrà dato probabilmente un buono spesa di 50 euro. Benissimo, grazie ancora davvero all'assessore Carlo Grilli per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata a lei, grazie. E poi buona giornata. Grazie per il suo intervento in diretta. Allora, insomma, speriamo davvero che anche la signora Maria Grazia, così come tutte le altre persone che sono in attesa appunto di poter vedere i propri cari, lo possono fare davvero all'inizio della prossima settimana, a cominciare appunto dall'inizio della prossima settimana. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, buongiorno, sono Luisa. Luisa, buongiorno. La guardi, la penultima telefonata che la signora ha fatto, l'ha gradito delle cose sacrosante. Beppiasi, popolo, la democrazia. Beppiasi, la libertà. Ringraziando chi? Ringraziando chi? Che avevamo libertà, che potevamo andare a Piazza Unità a protestare. Ringraziando chi? I partigiani italiani, l'americani e la Russia, che liberà l'Italia. Mio papà aveva 33 anni come partigiano italiano, come presidente Bertini. Ecco, e si è morto per la libertà, bruciato in campo concentramento a 33 anni a Dachau.
con tutti i documenti della Croce Rossa internazionale, e se è ora di finirla non bisogna né fascismo né comunismo. Questi sono due partiti che non devi succedere mai più che comanda. Le dittature, e chi aveva il papà vicino che l'ha accarezzato, tutto si sta infortunati. Mi papà non avevo, avevo 3 anni, mia sorella 1 anno, mia mamma 20 anni, vedova. Perché? Per la libertà di questi che parlano stronzate. Basta, gade rotto. Ecco, io ogni volta che sento queste cose qua stago mal. Ecco, la libertà, la democrazia è la più bella cosa al mondo. E non siamo contenti, sempre critichiamo, non aveva mai bene niente. Basta, bisogna la pace è la più bella cosa al mondo. Gente, ricordeva, perché non aveva passato. Mico passare sotto i titini e go passare sotto il fascismo. E Savarocco schese. Anche se ero piccola, ma mia mamma mi contava tutto. Certo. La pace, gente, ricordere la pace è la più bella cosa al mondo. E non voglio vedere sto odio. Solo che odio se quel se così, quell'altro se colì. Basta, gente mia. Abbiamo già sto virus che c'è una guerra. Ha ragione Luisa. Ecco, ci basta questo. Per favore, grazie mille. Grazie a lei per questo intervento e grazie, insomma, che è particolarmente significativo da parte di chi ha vissuto certe tragedie in prima persona. Grazie alla signora Luisa per il suo intervento. Ci sono anche vostre mail che arrivano in continuazione, allora ancora sui confini ci informa Oscar, dice i confini secondari verranno aperti lunedì, fino ad allora rimangono aperti quelli attuali, ha ragione, forse ho dato una informazione parzialmente errata perché si comincia a togliere le reti, insomma, a partire da oggi, però chiaramente i controlli continuano anche per capire se si tratta di persone della nostra regione oppure di persone che provengono da altre parti d'Italia e comunque insomma entro lunedì l'operazione dovrebbe concludersi e comincia già oggi proprio per quanto riguarda la rimozione ad esempio della rete famosa ormai di Gorizia. Poi ancora c'è una richiesta accorata da parte di Rossana che lavora evidentemente nel settore matrimoni e dice riaprono tutti meno il settore matrimoni, possibile che si può fare tutto meno che sposarsi, siamo fermi da febbraio, se non recuperiamo da oggi a settembre siamo alla rovina, una stagione intera buttata ma con costi allucinanti, perché non lasciate, scrive Rossana, che la gente si sposi liberamente, non in due con guanti e mascherina, perché vorrei capire chi lo fa, e organizzi un evento come si deve, tutto aperto fra sconosciuti, tutto chiuso fra parenti, io comincerò a fare proteste eclatanti se non ho risposto. E voglio lavorare, non voglio fallire per colpe che non ho, capiamo anche lo sfogo di Rossana. Poi perché non aprono gli sportelli IMSS, scrive Giorgio, con tutti i problemi che ci sono è difficilissimo contattarli telefonicamente, questa è un'altra segnalazione che ci viene fatta più volte. Ancora forse bisognerebbe ricordare, scrive invece Roberto e torna sul tema storico, che c'era la seconda guerra mondiale, ogni parte ha usato qualsiasi mezzo, anche il più brutale per vincere, sarebbe ora di lasciare Tito, fascismo e foibe alla storia e pensare al futuro di pace, salute e prosperità per i vivi italiani o sloveni che siano. Anche questo insomma un messaggio significativo. Allora sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno signora Laura, sono buongiorno. In linea? Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sono Giorgio. Giorgio, buongiorno. Ecco, voglio fare solo una segnalazione, no? Prego. Che probabilmente, non so se hai visto ieri, quella fila di povere donne, quei bambini fuori di pedocin, fino per mezz'ora a attendere le macchinette che funzionino. Ogni giorno si bloccano quelle macchinette. Il povero Lorenzo Giorgi prende la colpe che non c'entra. Non so che donna che ha partorito questa idea di mettere quelle macchinette, perché a un certo punto di piazza ha sbagliato persona a dare questo incarico. Mi dispiace. Capire, cioè il problema sono le macchinette che obbligano. Le macchinette non funzionano e la gente resta fuori.
Ho visto le file, appunto. Perché sono macchinette che non hanno mai funzionato, perché funzionano con 1 euro, 2 euro. Ieri mattina, sì? Se non aveva 1 euro, non entrava, perché con 2 euro non dava il resto, poi non aveva soldi. Mm. E poi non accetta carta. E da 2 macchinette funzionava una sola alternata. Ho capito. E sono 3 persone addette alla macchinetta. Mi sembra uno spreco. Mm. Mi sembra che invece di migliorare, hanno peggiorato la biglietteria, hanno peggiorato l'entrata. L'interno è perfetto, pulizia perfetta. Ringrazio il signor Giorgi per il lavoro che sta facendo. Complimenti a lui. Però c'è questo disservizio, insomma. Purtroppo chi ha messo le macchinette ha fallito. Mi dispiace, di piazza, colpa sua. Sì. A una persona sbagliata al suo posto. Arrivederci, signora Laura. Buon Grazie lavoro. Giorgio, verificheremo anche questa sua protesta. Sono tanti gli utenti del Pedocin, lo sappiamo, quindi abbiamo visto anche queste file incredibili, appunto, fuori dal bagno, la lanterna. Andremo a verificare anche questa situazione. Non sapevo, appunto, difendesse dal cattivo funzionamento di una macchinetta per l'ingresso. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. A fra poco. Allora, siamo in collegamento via Skype con il consigliere di Fratelli d'Italia, Claudio Giacomelli. Buongiorno, grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno, allora stiamo parlando molto questa mattina, naturalmente, insomma, la data è quella di ieri, del 12 giugno, della celebrazione per la prima volta a Trieste della giornata, della celebrazione proprio in forma ufficiale, insomma solenne, per quanto distanziata per il problema del coronavirus, della liberazione dalla occupazione jugoslava, dai 42 giorni dell'occupazione titina qui a Trieste, appunto. Allora, intanto le chiedo a Claudio Giacomelli come è andata questa prima giornata della liberazione di Trieste. Devo dire che purtroppo io l'ho frequentata molto poco, sono andato all'Alta Bandiera e poi ho fatto il mio dovere di consigliere regionale, quindi sono stato in aula, ho perso la maggior parte degli appuntamenti. Io ritengo che sia stata un'operazione sacrosanta e francamente non riesco a comprendere le polemiche. Ho visto che alcuni centro-sinistra hanno detto che si tratta di un'occasione divisiva e non riesco a capire divisiva tra chi. Cioè, da una parte c'è chi ritiene che Trieste abbia ricevuto appunto la liberazione dopo i famosi 40 giorni, che sono stati 40 giorni sanguinari, terribili per la città, che hanno lasciato un segno. Sappiamo le persone scomparse, le persone infuibate, sappiamo che eravamo sotto tentativo di un'annessione territoriale, di una comunità, di una pulizia. Ecco, allora chi vuole ricordare questa data da un lato, per peculiarità, tutta Trientina, ovviamente è da una parte. Dall'altra non ho capito chi ci sta, cioè è un'occasione divisiva tra chi, perché c'è qualcuno che ritiene che l'occupazione titina sia una cosa buona. Mi sembra che evidentemente chi ritiene che l'occupazione titina sia stata una cosa buona sia un caso psichiatrico, né politico, né storico, né di autorità, ma della psichiatria. Allora dividere tra persone normali, solo una persona normale può pensare che sia stata una cosa positiva per questa città, allora lì non è una divisione, semplicemente tra persone che non sono evidenti. Non riesco a capire tutti questi punti. Insomma, l'accusa di divisività della celebrazione di festa non si tratta, naturalmente, è un termine improprio, insomma. C'è anche una mail, vorrei leggergliela, vorrei dire che tutti i regimi hanno fatto orrori a destra e a sinistra, e vorrei ricordare che in Piazza Goldoni è stata posta una colonna a ricordo di tutte le vittime dei regimi totalitari, quindi
Non è vero che non vengono ricordate le vittime del fascismo, questo si riferisce Roby a una mail del signor Paolo che prima aveva scritto che non si ricordano appunto le vittime del fascismo. Il signor Paolo dice nella sua mail, ha inserito dopo aver espresso le sue idee le frasi punto e basta, e già una frase del genere non è democratica, scrive Roby. Poi ancora condivide insomma questa posizione. Non è una questione di condividere, io credo che si debba essere oggettivi. Oggettivi significa dire che a partire dal dopoguerra, quindi da tanti tanti anni a questa parte, assolutamente c'è il rispetto, il ricordo, il cordoglio, la celebrazione di tutta una serie di vittime, purtroppo sono state causate a Trieste dalle dittature varie del Novecento, tranne una. E allora, io adesso non voglio dire, se vogliamo continuare, e diciamo apertamente, se vogliamo continuare ad avere certi ambienti culturali, certi ambienti storici, le presenze o anche imbarazzi non si abbiano sull'occupazione di Pina, non si abbiano sulle questioni delle moglie. Io sono veramente sorpreso da questa polemica. A volte si pensa, sento dire che bisogna chiudere il Novecento, ma sono d'accordo che bisogna chiudere il Novecento, ma talmente tanto d'accordo che per me è chiuso. Pensavo che nel regime di Alessimo tutti quanti un'idea chiarissima, e poi tutti quanti un'idea chiarissima. Se vogliamo essere sinceri, dobbiamo dirlo che da sempre ci sono ricordi di ciò che hanno fatto, di tanto fascismo, nazismo in questa terra, qui sono ricordi ormai consolidati e nessuno. Oggi si sognerebbe mai di dire che la cerimonia alla Riviera fosse fittizia, nessuno sta facendo. Eppure quindi c'è una reticenza a ricordare evidentemente per oggi problemi, tragedie di esuli, di foglie e tutto il resto, che non dovrebbero essere più una questione di qualità, dovrebbero essere una questione ormai assodata anche di questa settimana. E poi qualcuno in qualche modo evidentemente dice che ci sta imbarazzo da me che sono crimini comunisti, diciamolo, comunisti in questa città, improvvisamente allora adesso mi viene in pelle che no, ma cosa ancora il Novecento? Quindi direi che i ricordi ci sono tutti per questo tipo di ricordo, e una conquista relativamente recente, ci sono storie recente, recente, è un Allora, abbiamo una telefonata, sentiamola subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Sentiamo un rimbombo, però non riusciamo a sentire il nostro telespettatore. Allora, vediamo se riusciamo a recuperare. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, pronto? Pronto? Eccoci, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Sì, buongiorno. Con chi stiamo parlando? Buongiorno, non sentivo un... Buongiorno, ecco. Senta, ecco, sono Luigi. Luigi. Sì, buongiorno a voi tutti. A lei. Senta, volevo approfittare della presenza del dottor Giacomelli, così perché su questa faccenda del 12 giugno, che io ritengo più che legittima per la città di Trieste, non ritorniamo dietro nei fatti, li conosciamo tutti, credo che Trieste possa pretendere avere una data per ricordare questi avvenimenti. Però approfitto di nuovo della presenza di dottor Giacomelli per chiedermi una cosa: come mai lui è tanto restio a pronunciare la parola fascismo? Non l'ho mai sentito pronunciare la parola fascismo. Una volta proprio a Tele4, mi ricordo benissimo perché lo seguo anche, non in maniera positiva lo dirò, perché secondo me il dottor Giacomelli è anche uno dei portatori di odio in questa faccenda del Nord-Est. Una volta a Tele4 ha detto queste parole su una domanda, come ha passato Di Bosazzi, come ha passato il suo 25 aprile. La risposta del dottor Giacomelli è stato: io non ho niente da festeggiare, non è una festa che mi riguarda. Queste sono le parole dell'avvocato.
e se vuole può ripeterle. E vorrei ricordare all'avvocato Giacomelli che queste libertà di pronunciarsi in questo modo fanno parte delle libertà acquisite durante la guerra. E vorrei espressamente sentirlo una volta dire: sono contro quello che ha fatto il fascismo, e poi cominciamo col comunismo e ne abbiamo da dire per ore. Però vorrei che pronunciasse, avesse il coraggio di pronunciare qualcosa di negativo contro il fascismo. Quando parla della risiera parla del nazismo, quando parla totalitarismo parla di nazismo e comunismo. Non l'ho mai sentito pronunciare fascismo. Tutto qua. Grazie, dottor Giacomelli. Allora, grazie Luigi del suo intervento, molto chiaro, su una domanda netta. Io ringrazio il signor Luigi, che però evidentemente è al telefono lontano dallo schermo, perché fascismo l'ho detto esattamente 5 minuti fa nel mio precedente intervento, e non vi è alcun problema da parte mia. Ma guardi, questa, io vengo da una tradizione politica, molto lunga come tradizione politica, quella della destra italiana patriota, e le assicuro che non adesso nel 2020, ma parliamo di almirante del movimento sociale italiano, ha sempre preso le distanze, ad esempio, della questione delle leggi razziali, dal razzismo, dall'alleanza con il razzismo. Quindi non c'è nessun problema per me dire che le leggi razziali sono un crimine. Il fascismo, l'ho detto 5 minuti fa, il signor Luigi si riferisce al 25 aprile e mi ha detto: come lo passo? Allora guardi, io il 25 aprile, le dico sinceramente, ma questo è successo anche ai tempi di Alleanza Nazionale, quando gli uomini di Alleanza Nazionale sono stati, ad esempio la Risiera, il 25 aprile, sono stati. Il 25 aprile è una festa italiana che ha un enorme problema, ossia non è più una festa della liberazione, è una festa dove si sfoggiano stelle rosse, dove si contesta la brigata ebraica, dove si cantano comunisti, e questo non è un problema di oggi, è un problema del 25 aprile, primi anni della Repubblica Italiana, in cui furono contestati, tanto che fu il ministro Scelba, quello che fece la famosa legge di Scelba contro la rivoluzione del disciolto partito fascista, per vietare le celebrazioni del 25 aprile. Allora, guardi, le dico, non preoccupiamoci di Giacomelli, pensiamo a chi il 25 aprile è stato contestato perché accusato di essere fascista. In questo evento ci sono Berlusconi, Pellegrini, Renzi, Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, la Brigata Ebraica, è accusato di essere fascista Israele, è accusato di essere fascista gli Stati Uniti d'America e Putin, accusato di essere fascisti più o meno tutti. Allora guardi, l'antifascismo, intanto non è che posso parlare grazie all'antifascismo comunista, con tutto rispetto io posso parlare nonostante l'antifascismo comunista, perché il fatto che tra queste accuse di fascismo erano indicate le persone che non potevano parlare, quindi nella mia tradizione politica, con tutto rispetto. Ecco, io posso parlare nonostante questo, io posso parlare perché ci sono delle persone in passato che hanno evitato di potersi parlare. Sono persone anche del movimento sociale italiano che sono morte. Ecco, quindi con questo antifascismo io come posso avere a che fare? La categoria dell'antifascismo può essere la categoria storica di quelli che veramente hanno combattuto, di quelli che veramente erano partigiani, che non volevano instaurare una dittatura. Però diciamo che i loro nipoti, gente che non ha mai sparato un colpo in sua, perché gli antifascisti, quelli che hanno combattuto veramente per ricostruire il paese, avevano riconciliato gli italiani. Persone del movimento sociale italiano di inizio guerra, persone che avevano fatto guerra con la Repubblica Sociale, erano tutti insieme per ricostruire il paese che aveva bisogno. Sono i loro nipotini e i loro pronipotini a partire dagli anni 60 che improvvisamente hanno messo chi può entrare in una manifestazione e chi non può entrare in una manifestazione. Quindi io francamente credo di... Vede, oggi quando si dice antifascista, nella stessa categoria ci sono quelli che picchiano la polizia, quelli che lanciano sassi contro la polizia, quelli che impediscono alle persone di parlare, contemporaneamente ci sono quelli che possono oggettivamente... È diventata una categoria ormai che spesso i famosi antifa sono delle categorie di fatto criminali. Ecco, io rispetto a queste categorie io non è che posso parlare, io posso parlare nonostante. Allora, ha dato una risposta molto chiara al nostro
Telespettatore Luigi, c'è un altro telespettatore in linea che attende di parlare con lei, allora lo sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono io forse? Sì, buongiorno. Oh, buongiorno signora Lucarella, lei buongiorno. E il suo collega, il giovane di Treviso. Sì. Siete due angeli mattutini, penso che sia di Treviso, ecco. Sì, 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 Gianluca. Comunque sì. Volevo dire su questa storia che veramente io sono una ex figlia della Luppa. Perciò non occorre sapere gli anni, però veramente è vergognoso, perché si parla, sì, guardi, non mi piacciono, no, niente simpatia per i cittini, però comunque si ricordino cosa hanno fatto i fascisti. Guardi, ho visto, io ero in tranco con mia mamma, due signore anzianissime, parlavano sottovoce in sloveno, si è alzato un tizio e gli ha schiaffeggiate, era un... più che perché i fascisti non erano cattivi, erano camicinari, squadracce e hanno fatto di tutto, cosa hanno sopportato i sloveni e proprio io un'italiana devo difenderli, non so dove hanno messo la lingua, ma se è ora di finirla con queste storie, è l'Italia che ha provocato questa strage, che dopo i titini hanno fatto l'ira di Dio, ma la gente sta... Guardi, adesso comincia queste piccole storielle, i soldati di sloveni, così. Inizia così l'odio razziale, pian pianino è ora di smetterla. La guerra l'abbiamo provocata noi con tutte le nefandezze, perciò sarebbe ora di finirla, di metterci in pace. Guardi, mi dispiace, ma ho finalmente qualche triestina della mia età si fa viva, per dire la verità, perché ero la figlia della Lupa e adoravo il Duce. Sono venuta mamma grande, mio papà mi ha spiegato le cose, 400 anni era l'Austria Trieste, eravamo tutti amici, come diceva mio padre, in 20 anni guerra, razzismo, cambio di nome, ma almeno stassero zitti tutti, soprattutto chi ha provocato questi odi, perché io ho dei nipoti, questo mi sto aspettando due nipotini, mi dispiace a dirlo, ma non sono per niente contenta, perché qua si sta preparando veramente un clima di odio, di razzismo. Ha paura, insomma, per i suoi nipoti? Paura in genere, perché qua si sta preparando la fine di tutto. Grazie signora intanto per il suo intervento. Signora, ravvisa questo pericolo, no, del ritorno del razzismo, cioè il clima, insomma, dice non è dei più favorevoli anche, insomma, a mettere nel mondo bambini, al di là del fatto che, insomma, è sempre un evento meraviglioso, questo, insomma, invito la signora a essere comunque contenta di attendere ben due nipotini, però questa è la preoccupazione, insomma, della signora, dice il clima non è dei migliori. Ma guardi, che il clima non sia dei migliori può essere. Io voglio dire, qua abbiamo un problema culturale che spero sorpasseranno, se non la mia generazione, la generazione dei miei figli. Io non ho mai sentito dire, quando si celebrano le persone che sono state uccise sotto il fascismo o dal fascismo, non ho mai sentito nessuno alzare una mano al mondo politico. Invece ogni volta che si tratta di portare il martiri delle foibe o l'esodo, sento dire ma il fascismo. È come se sempre ci siano questa non possa essere una tragedia a un po', come se questi ricordi siano ricordi di quello su cui ogni volta che si ricorda, bisogna ricordare ma il fascismo. Questo è un atteggiamento unilaterale, questo non accade mai quando si ricordano le vittime del fascismo. Giustificazionismo a senso unico, insomma, dice. No, non è nessun giustificazionismo, è più che altro un riduzionismo. Ricordate sempre però che ed è una cosa unilaterale, noi non ci siamo mai sognati. Io capisco la paura di mettere i bambini, insomma, i dati sono chiari. Devo dire che i figli, la paura che ho per il futuro dei miei figli, però riguarda il fascismo, nel comunismo, non riguarda nessuna vicenda del Novecento. Devo dire che ho piuttosto paura della crisi economica, della preoccupazione, che non,
che non si impone, dei problemi della quotidianità, di un lavoro che non c'è, del numero di famiglie italiane che stanno in stato di povertà, di un tutto industriale da capire, puro finanziario. Qui rischiamo di vedere gli asset industriali del nostro paese finire in mano alla Germania e gli asset finanziari in mano alla Francia. Ecco, quando penso alle paure per i miei figli, io li rispetto pienamente, sempre le memorie di tutti, specie delle persone che le hanno veramente vissute da una parte o dall'altra, perché mi hanno insegnato il rispetto soprattutto verso chi queste vicende ha vissuto, le donne che le hanno vissute, gli uomini che hanno combattuto, né o meno per chi oggi fa il militante della storia senza aver vissuto nulla, senza aver sparato un colpo ed è magari molto più radicale del suo nonno che invece, come dicevo, ha ricostruito il paese fianco a fianco, l'unità che abbiamo avuto nella ricostruzione del paese negli anni 50 e che non abbiamo ora. E io voglio dire che alla fine degli anni 60 abbiamo iniziato a fare passi indietro da questo punto di vista, a chi giova, chi ha in mano l'ambiente culturale italiano, le tante storiche, perché ha voluto questo. E magari possiamo anche dirci che era una cultura egemonizzata da, non sinistra, proprio da comunisti che non avevano nessuna intenzione di fare un paese unito. Per cui siamo rimasti l'unico paese del mondo in cui le vicende della Seconda Guerra Mondiale non sono consegnate allo secessionismo e alle aule di storia dell'università, ma sono tema di altri. Per cui le paure del futuro per questo paese sono giustificate, gli italiani abbiano ragione a essere preoccupati del futuro, anche con questo governo, scusate la nota politica, ma sono sicuro che i problemi del futuro di questo paese non passano né dal razzismo, né dal fascismo, né dal comunismo, né dal Novecento, né da Hitler, né da Mussolini, né da Stalin, né da Lenin, né da Tito. Allora, c'è anche un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno Nino. Buongiorno, Nino, buongiorno a lei. Buongiorno all'avvocato. Ho sentito parlare tanta gente, chi ha parlato di odio, chi ha parlato di altro. Cioè, io dico una cosa, la storia si scrive, si legge e si impara. Però la storia si anche cambia. Questa gente che sta parlando ancora dei fascisti, dei titini e di tutto, non potranno mai cambiare la storia. Bisogna purtroppo dimenticarla. Io ho 65 anni e sono nato dopo la guerra, quindi non posso condividere tutte queste cose qua. Sicuramente la guerra è brutta in tutte le sue forme, perché il cattivo è il cattivo, ma anche quello che non era cattivo è diventato cattivo. Quindi praticamente è una cosa naturale questa qui. Io dico semplicemente bisogna mettere tutto a tacere e tutti quanti assieme rinascere. In America hanno fatto una guerra civile. Loro festeggiano la liberazione, non mi ricordo che data, in luglio, no? Tutti assieme, e si trovano loro con le giubbe sudiste, nordiste, e festeggiano la stessa data. Quindi capisce che adesso purtroppo c'è tanto fomento di odio in giro. Adesso guardiamo questo ultimo del povero ragazzo che è stato ucciso, povero fino a un certo punto, perché ne ha fatte di cotte e di crude nella sua carriera di delinquente, però adesso quelli che lo difendono sono più delinquenti di lui, perché abbiamo visto cosa hanno fatto per tutta l'America e cosa stanno facendo qui in Italia i nostri parlamentari, poveri disgraziati che se devono inginocchiarsi a queste cose qua. Ridicolo, cioè bisogna vederla diversamente da tutto e naturalmente sicuramente ricordare, ma non sempre ricordare con questo odio interno allo stomaco, non fa bene per il futuro, il futuro dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Mi dispiace però, non ho altro cosa da dire, mi dispiace. Sono solo costernato a tutta questa gente che viene a parlare di cose che ormai sono passate, bisogna dimenticarle. Buongiorno.
Buongiorno Nino, allora un conto è magari dimenticarle, un conto è comunque guardare avanti, no? Sono due cose Quello che diverse. dice un telespettatore citava le feste che ci sono negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ne hanno una bellissima, che è la festa di tutti gli americani morti in guerra. E tutte le guerre, compresi, come si citava, anche della guerra civile, dell'una delle guerre. Ed è quello che dovrebbe fare anche l'Italia. Io oggi sono qui a parlare di questo perché questo mi fanno le domande e sapete chi segue la TV o tutte le attività di attualità che ha fatto Fratelli d'Italia nell'ultima settimana. Franchi, penso alle dogane, gli interventi sull'economia, sulla meccanica, le interrogazioni sulla cassa integrazione. E che non arriva, che arriverà a luglio per marzo, quindi non è che noi ci teniamo la testa indietro. Noi si prende atto sorpresi, che le polemiche arrivano sempre quando si celebra i morti civili da quello che era un tentativo di annessione brava comunista. Allora, in quei momenti vengono fuori le polemiche, per ciò che riguarda, ripeto, io naturalmente relativamente giovane, si dice giovane alla mia età, sono in Italia, si dice, non si usa dire perché evidentemente specie in politica, non è poi, diciamo c'è un'età media estremamente elevata, per cui anche uno era giovane, non è che passo tutto il giorno No, a questo parlare. non lo condivido anche perché siamo più o meno coetanei. Scherzo. Siamo due bambini. Siamo due bambini. Siamo tutti dell'economia, poi arrivano queste iniziative che dovrebbero passare tutto sommato anche in relativo silenzio. Però si è detto, poi si dice sempre le colpe dell'uno e dell'altro. No, questa volta non sono le colpe dell'uno e dell'altro. Chi contesta questa celebrazione è semplicemente colpa sua. Per me è una cosa incontestabile. In qualsiasi paese del mondo, un corrispondente del 12 giugno a Trieste sarebbe unanimemente visto e accettato. Invece abbiamo visto manifestanti con la stella rossa anche ieri, con contromanifestazione. Quindi non sono le colpe dell'uno e dell'altro. Credo che una storia di un movimento culturale, patriottico, che esiste dalla fine dell'Ottocento in Italia, con valori che sono più o meno coevi con il nostro paese, abbia messo tutto quello che doveva mettere, abbia sempre accettato la morte degli altri, abbia sempre detto che gli italiani sono italiani, e quindi direi che sono delle polemiche unilaterali. La presenza annunciata del presidente della Slovenia, Pacor Basovizza, come la vede in relazione invece alla questione, no, della cosiddetta restituzione del Narodni Dom? Cosa pensa? Qual è la posizione anche di Fratelli d'Italia, che è sempre stato molto critico, no, verso questa operazione in particolare? Io ritengo che la presenza del presidente Borut Pahor alla foiba di Basovizza sarà un momento di straordinaria importanza e sarà un grandissimo momento di riconciliazione. Un passo difficile anche per lui. Insomma, ricordiamo che il presidente della Repubblica Slovena non è come il presidente della Repubblica Italiana, il presidente della Repubblica Slovena è eletto dal popolo, quindi ha un profilo politico molto più forte del nostro, credo che il suo sia un passo importantissimo e anche un passo difficile di fronte all'opinione pubblica del suo paese. Credo che sia un passo simbolico veramente, veramente, veramente grande, una cosa che, diciamolo, si chiedeva a un tempo e credo che sia dato assolutamente, dato il merito all'associazionismo degli esuli, alla Lega, alla NGP, agli istriani che l'hanno chiesto. Questo in ambito sociale, devo dire, perché è giusto dirlo, in modo molto più modesto, che forse anche chi come Fratelli d'Italia, sia a Trieste che a Roma, ha eccepito l'operazione di donazione del palazzo di Via Filzi, Marocco di Don Maicano, quello che vogliamo chiamare, abbia aiutato perché era un'operazione che è stata molto liscia, si è stato aggiunto questo al programma, credo che sia stato un merito anche di chi ha alzato la mano e ha detto che l'operazione non va. E quindi io lo ritengo un grande passo e quando lo vedrò devo dire un passo veramente, veramente importante che forse pensavo che l'avrebbero visto i nostri figli, un atto di
Noi eravamo sul narrow dom, la nostra è un'assoluta estimazione, proprio per la mancanza di reciprocità di passi simbolici. Continuiamo però ad avere una ferma contrarietà, ma c'è un motivo. L'Italia diventa l'unico paese del mondo, che va a pagare ancora risarcimenti di guerra, in questo caso addirittura anteguerra, visto che siamo, è passato un secolo e parliamo del 1900, del 1920. Sono di donare un palazzo del valore di 10 milioni di euro, ma ci saranno queste spese, almeno con 5 che sono una nuova sede per interpreti, perché la sfrappiamo. E un giro immobiliare che coinvolgerà immobili, penso, di un valore intorno a 30 milioni, non li ha ancora stimati. Rispetto a un palazzo, adesso io veramente, se quello che si diceva non entrerò nelle vicende storiche molto controverse, gli attiti, le bombe, le solettate, il Benete Casciana dal Regio Esercito, non ci voglio entrare. Voglio dire che l'Italia ha pagato per quell'incendio nel 1957, cioè, allora, e soltanto con la legge del 2001 è stato donato un mobile, non di Piattizi, ma di Giovanni. Poi tra la regione guida Serracchiani e lo Stato sono spesi circa 5 milioni di denaro di San Giovanni. Io direi che l'Italia è abbastanza, parliamo di San Giovanni. Cioè siamo l'unico paese del mondo che spende ancora soldi di risarcimento di guerra. Manco la Germania nazista, che quando quella guerra è iniziata, continua a pagare. Invece alla Germania, che paga per le vicende della seconda guerra mondiale, la Germania ha detto, ma sono passati. Io, per una questione di dignità di uno Stato, facciamo i gesti simbolici, non tutti importanti, non avrei niente da dire. Se il presidente Mattarella si recasse i luoghi sloveni, no. Le persone uccise dal fascismo, dall'esercito, chiamatelo come volete, non ho nulla da dire, ma non possiamo essere l'unico paese che continua a pagare il saggio. Guarda questo, è già pagato moltissimo, fino a un momento in cui bisogna anche dire basta i risarcimenti di guerra. Chiaro. Mi sembra, se noi oggi mandiamo, pochi anni prima del Dom, sotto l'impero austro-ungarico, fu bruciata la ginnastica cristina. Ma vi immaginate se noi mandiamo adesso un fax in Austria e diciamo se ci stanno soldi, o se mandiamo un fax in Germania e gli diamo un risarcimento danni per la guerra. È questo insomma che contestate, è chiarissimo. Grazie a Claudio Giacomelli per essere stato con noi questa mattina, lo ringraziamo, lo invitiamo a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste. Grazie e buona giornata, grazie molte. Buon sabato, un buon weekend. Grazie, buon weekend anche a lei, noi dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, ci sono ancora delle telefonate in attesa da prima, sentiamole subito e anche delle mail da leggere. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. No, ero troppo, pensavo di aver sentito il telefono, invece niente, è rimasto aperto. Senta, sono Mariuccio, buongiorno. Prego. Volevo rispondere al signore che ha telefonato questa prima di me. Sì. Che purtroppo noi non possiamo, cioè, me ho già telefonato una volta. Mia mamma è stata uccisa nelle foibe fuori a Pinguente. Sì. Una cosa sola vorrei, che ammettessero quello che hanno fatto. Mm-hmm. E non si può dimenticare, io sono, non è che mio figlio e i miei nipoti non potranno mai dimenticare che hanno perso una nonna a questa causa qua, però io non ho mai insegnato a loro l'odio verso l'altra razza, perché purtroppo vanno sempre in Jugoslavia, fanno quello che vogliono. E in tempo di pace loro non c'entrano, era guerra. Però dimenticare non si può.
Chiarissimo, è quello che dicevamo, no? Non dimenticare, però magari guardare avanti. Guardare avanti e tenerci dentro di noi e ricordare, basta, niente altro. E un'altra cosa, una domanda cretina adesso che forse... No, dica pure. No, sono un po' emozionata. Tutte le spese del teatro sloveno, chi le pagherà? Dice l'operazione del Narodni Dom, questa, capito, questa insomma è la domanda, questo fa parte di un accordo già stabilito, quindi comunque... Pagheremo noi triestini il debito all'Italia come che abbiamo sempre fatto. E non è giusto, allora almeno che loro si pagano le spese del mantenimento, almeno questo penso che dovrebbero fare. Certo, sul mantenimento dopo dice, ho capito. Va bene, questo è anche un qualcosa da chiarire, insomma, sulla manutenzione poi. Insomma, perché penso che le spese sulle nostre carte non saranno indifferenti per mantenere dopo, perché loro saranno proprietari del palazzo, del teatro, ma non, e le spese? Capito, la sua domanda. Grazie della telefonata, signora, buona giornata. Insomma, questa è una questione che andrà chiarita poi in vista del 13 luglio, giornata in cui ci sarà questa operazione, insomma, questa restituzione simbolica e poi anche la visita di entrambi i presidenti, sia d'Italia che di Slovenia, anche alla foiba di Basovizza. Questo è stato l'annuncio, insomma, commentato ampiamente anche nella giornata di ieri. Allora, andiamo a vedere ancora le vostre mail, so che c'è un'altra telefonata, sentiamo subito. Allora, ancora un attimo, dunque regimi totalitari, scrive Robe, ricordiamo altresì le vittime 463 del bombardamento del 10 giugno, non fatto certamente dai fascisti, 42 giorni di invasione titina, sono stati giorni di terrore per Trieste, è stato doveroso ricordare la liberazione da quel periodo. Ancora la signora Magdalena prima ha detto di finirla con la commemorazione di date che possono riaprire ferite ormai chiuse, ci scrive Gianni, che siamo mitteleuropei che dobbiamo vivere e dimenticare, poi però auspica di istituire un'altra data per ricordare tutto il male che hanno fatto i fascisti e sono d'accordo che i fascisti del male ne hanno fatto e come, ma questa non è coerenza perché le commemorazioni che dividono non devono essere unilaterali, quindi questa è la posizione di Gianni. Ancora sempre sulla questione, Laura diceva ancora che se i fascisti e i comunisti hanno ucciso persone è stato durante la guerra e lo troviamo nei libri di storia, come troviamo quello che hanno fatto tutti nei 40 giorni di Trieste, ma loro lo hanno fatto quando la guerra era finita, questa insomma è la differenza, sottolinea la signora Laura. Ancora sempre sugli stessi argomenti, dunque no, questa l'abbiamo già letta, invece Mara ci scrive cambiando decisamente argomento, dice decisamente buoni i lavori appena terminati in Piazza Libertà, ma come sempre i disabili non sono considerati. Chi usa stampelle, deambulatore, sedia a rotelle non ha modo di fare i gradini, sarebbe bastato uno scivolo. Il disabile non è solo l'anziano, non ci si nasconda dietro l'età, io ho 59 anni, sono disabile da 18, proprio siamo invisibili, dice la signora Mara. Non posso intervenire verbalmente, però appunto grazie della sua mail segnaleremo anche questa problematica che purtroppo è molto frequente, ci si dimentica troppo spesso di chi ha difficoltà di deambulazione, ha ragione signora Mara. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno. Mi sentite? Sì, come no, certo. Volevo intervenire per dirvi che io tutti i giorni seguo il vostro programma intanto. Grazie. Poi volevo dirvi solamente una cosa sul fatto delle foibe. Sì. È un fatto molto molto discutibile perché noi italiani nei Balcani sapete cosa abbiamo fatto?
Sì. Sapete quando i russi sono arrivati a Berlino, che odio hanno avuto? Che per 3 giorni i soldati potevano fare quello che volevano, dai vertici militari a guerra finita, con Berlino occupata, gli hanno dato 3 giorni, ha detto potete fare quello che volete, dagli stupri perfino sui bambini, ai saccheggi, ai massacri, tutto potevano fare. Quindi non stiamo a discutere di roba passata, fate la benzina in Italia, fate lavorare gli italiani, perché gli sloveni sono nazionalisti, cerchiamo di esserlo un poco anche noi se ci sentiamo italiani. Quindi si ricollega anche all'altra notizia di oggi, che da oggi appunto qui, da qui della nostra regione si può andare in Slovenia, dice lei, non andiamo a fare benzina. No, la paghiamo lo stesso con la carta, la paghiamo quei pochi spiccioli. Va bene. Che poi se fa il conto, quando che va lì li consuma. Quindi non è il caso, facciamo lavorare la nostra gente. Chiarissimo. Perché di tutta la ex Jugoslavia, la Slovenia è il paese più nazionalista e più interessato. Loro sono solo per i soldi e si sentono austriaci. Vabbè, e superiori un milione e mezzo di persone. Va bene, grazie del suo intervento, anche insomma, abbiamo lasciato esprimere giudizi personali. Allora, invece torniamo sull'argomento della manifestazione di oggi a favore di Zeno D'Agostino. Interviene Piero con una mail che di qualche tempo fa, qualche mezz'ora fa, insomma, però non l'avevo fatto in tempo a leggerla. Mi era sfuggita, l'ho trovata ora. Allora, buongiorno D'Agostino, il porto, la Cina. Ritengo che sostenere l'esistenza di un complotto per allontanare la Cina dal porto di Trieste non sia del tutto errato, a mio avviso non insensato. Mi spiego, nel passato l'imperialismo era territoriale, ma nel contempo comportava spese enormi, risultava militarmente sconveniente e logisticamente molto complicato. Ora l'imperialismo è divenuto economico, nel senso che a conti fatti è più conveniente sfruttare strutture e sistemi esteri già esistenti per il proprio tornaconto. Per reazione e logica, la conseguente contrapposizione politica-economica della parte avversa. A mio parere, la nostra forza sta nel poter sfruttare a nostro vantaggio questa contrapposizione, contrattando con le parti in causa, col fine di ottenere il miglior vantaggio economico possibile, mantenendo la nostra territorialità e identità. Forza D'Agostino, scrive ancora Piero, lei può portare a casa il risultato. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Penso sia l'ultima di questa mattina. Io vorrei dire, siamo italiani triestini tutti quanti, però abbiamo visto ultimamente l'ultimo raduno degli alpini che Trieste ha messo le bandierine, migliaia di bandierine all'ungherese, bandierine ungherese dalla stazione a Campo Marzio. È stato protestato il giorno dopo, ma purtroppo era troppo tardi. Ora mettono, vengono in Piazza Unità, non so se vi siete accorti, con una bandierina completamente rovesciata, piccola ma rovesciata. Il verde di sotto, il rosso di sopra, con la labarda dove c'è il rosso e via discorrendo. Allora voglio dire, amiamo l'Italia, amiamo Trieste, ma mettiamo la bandiera giusta fuori come tutto il mondo, Australia, Nord Europa, ogni villa, ogni casetta ha la sua asta con la bandiera del proprio Stato. Amiamo, viva Ciampi che ci ha regalato un po' di bandiere e io ce l'ho. Grazie Ciampi. Grazie a lei e buona giornata, e grazie per averci segnalato questa cosa che non avevamo notato. Allora, come volevassi dimostrare, ci arriva anche un'altra mail di tenore opposto a quella telefonata del signore che ha chiamato poco fa. Ci chiede la signora Patrizia, si può fare benzina in Slovenia oggi? Tante grazie, sì, si può fare da oggi per gli abitanti della nostra regione, si può andare in Slovenia già da oggi. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Sì,
buongiorno, ma sono io, sto parlando con lei? Sì. Direttamente? Come no, certo. Ah, ecco, non avevo capito. Prego. Senta, io vorrei portare l'attenzione un attimino sui fatti, diciamo così, allucinanti, scabrosi, drammatici, che sono stati quelli delle foibe. Ci sono state, sì, le foibe, ed adesso è stato un massacro. Sì. Però in tutti i contesti storici bisognerebbe anche non capire, ma guardare il contesto di tutti gli eventi, da cosa sono scaturiti. Le faccio un esempio: se uno prende lo sgancio della bomba americana su Hiroshima, dice gli americani sono dei criminali, a parte che lo sono, forse. Però c'è un prima, il motivo per cui lo hanno fatto. Certo. E quindi il motivo non giustificabile delle foibe in Italia a cosa è dovuto? A anni di dominio dell'Italia sulla Slovenia e sulla Jugoslavia, ad anni dove quei popoli hanno subito di tutto e di più. Quando hanno avuto in mano il coltello, hanno cominciato a dare coltellate da tutte le parti senza riuscire a capire o a vedere o a cercare a chi dessero le coltellate. Quindi bastava che uno dice sono italiano, boom, ammazzavano, ti buttavano in foiba. Ma non si giustifica questo fatto, ma si deve capire sul fatto storico, perché ad esempio la Slovenia ha avuto il 10% della sua popolazione civile uccisa durante l'occupazione italiana. Io sono stato a visitare i lager, i campi di concentramento in Croazia, specialmente quello di Rab. Morivano decine di persone civili, donne, vecchi e bambini, tutti i giorni a centinaia. Quindi, quando quelle persone, quella gente ha visto che poteva avere una qualche vendetta, ha applicato la vendetta, che non è da giustificare assolutamente, ma è da dire è successo così per questi motivi. Perché capito. Se uno va a vedersi tutti i documenti e le circolari, cominciare dalla circolare Roatta, quando l'Italia, non il fascismo, l'Italia ha occupato la Slovenia e l'esercito italiano ha avuto determinate direttive anche comportamentali con le persone del posto. È una cosa che dire fascismo o nazismo o razzismo è poco, era qualcosa che andava anche oltre. Per cui sono fatti le foibe non giustificabili, ma dal lato umano forse comprensibili. Solamente questo, perché la storia capito. Va letta in un contesto più generale e non focalizzato ad un unico, soltanto, certo, non solo un unico avvenimento. Certo, c'è solo anche la questo. Questione del lungo oblio, no? Dell'argomento foibe che forse del lungo oblio del fatto che non se ne è parlato per tanto tempo, sì. No? C'è anche per questo aspetto. Certo, per tanti anni la cosa è stata nascosta, è stata, diciamo così, bypassata da tanti politici, un pochino di tutte le parti, ed è sbagliato, perché le foibe devono rimanere lì a monito delle genti che non succedano più queste cose. Però non si può tenere il periodo delle foibe legato a se stesso. Certo, bisogna avere cosa non isolato insomma dal contesto, è chiaro. Eh sì, non deve essere tolto da un contesto storico, certo. Quantomeno lungo un certo periodo di tempo. Logicamente non possiamo andare a parlare dei romani o delle guerre puniche, dobbiamo tenerci in un arco di tempo che sia moderno, quasi moderno, nei 100, nei 150, nei 200 anni certo. Forse dei fatti successi, concatenare questi motivi per cui hanno portato a questo. Poi gli odi atavici dell'Ottocento, quando arrivavano da gli impalatori o meno, allora lì andiamo proprio nella storia arcaica, non esiste, almeno a mio avviso. Certo, va bene, grazie del suo contributo, grazie. Prego, buona giornata a lei. Allora, anche questo insomma un punto di vista interessante, quello del nostro telespettatore. C'è anche un'altra mail. Allora, gli sloveni saranno anche nazionalisti, ci scrive Roberto, e interessati, ma i triestini che hanno la smania di andare a prendere la benzina, a sigarette e andare in Gostilna e poi ce l'hanno a morte con appunto gli sloveni, come li definiamo? Comunque viva l'Europa, insomma anche questa è una riflessione. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Santino.
Allora, io volevo fare, allora, intanto sugli ultimi interventi. Sì. Praticamente si sta ritornando, cioè quando appunto come ieri, 12 di giugno, che è stato liberato ai pittini, una cosa, è una storia che secondo me è giusto ricordarla, però non è giusto tirare fuori di nuovo questi discorsi. Basta vedere questa mattina cosa è successo sugli interventi, no? Pro, contro, cominciano i contrasti, c'è solo delle incomprensioni uniche. Adesso non vedo il perché noi non possiamo andare a fare benzina in Slovenia quando i sloveni o la ex che guidava veniva a fare le spese a Trieste e stavamo tutti bene negli anni 80 con i vari mercatini che c'erano. Ecco, questo qua è una storia che purtroppo ancora una certa dose di popolazione triestina c'era dentro contro la Croazia sia contro i sloveni. Allora, chiudo questo discorso, volevo fare un altro intervento nel senso che oggi c'è la manifestazione per l'Agostino, ben venga, sì. È stato bravo lui e sua marina, brava anche la Sarziani che l'ha portata a Trieste, anche se aveva la tessera del PD, questa è la intenzione di ricordare che l'Agostino aveva la tessera del PD, per quello è venuto a Trieste tramite Bellerio. Però è una persona che va dimenticata, che tutte le questioni che ha fatto, l'iniziativa che ha fatto l'Agostino sono state fatte dopo il famoso decreto che ha fatto il senatore Russo. Perciò una parte di questa sua, diciamo, di questa sua esistenza, di questa sua fama, è dovuta anche a quello. E mi dispiace che questo non venga ricordato. Alla sdemanializzazione del Porto Vecchio, sì, insomma. Appunto, ecco. Okay. Quella è una cosa molto importante. Ecco. E la sua fortuna è stata anche quella, che è stato il senatore Russo a provocare questo finalmente dopo di tantissimi anni a inserire questa formula che adesso Trieste potrebbe avere un grande sviluppo, però all'Agostino bisogna anche dire un'altra cosa, sì. Va bene anche la via della Seppa, una cosa all'altra, il porto, il primo porto in Italia, però se andiamo a vedere il 60% dei traffici dobbiamo ringraziare anche la Siot, perciò c'è la cosa, un po' anche non basta da che proclamata grande imperatore, ma cosa, bisogna vedere anche le persone che lavorano sotto, no? Mi sembra giusto questo, anche certo, per riconoscenza sia da quella sia il lavoro di tutti, Russo, appunto, del gruppo di gruppo. Certo. In più però una cosa, mi sa bene che arrivano i cinesi, però se loro vogliono essere padroni della parte logistica di Trieste, questo dobbiamo stare molto attenti, perché abbiamo visto che la Cina dove è andata ha diminuito e anche di più, per esempio parliamo di Pireo, erano 6.000 persone che lavoravano in porto, adesso lavorano 750 persone. Cioè, stiamo attenti. Appunto, siamo si molto augura attenti per queste cose. Una fine del genere, no? Per il porto di Trieste. Grazie a lei, buona giornata. E allora appunto torniamo ancora per qualche minuto sulla notizia che di oggi, la grande mobilitazione a sostegno del presidente destituito dell'autorità portuale. Allora vediamo qui sul piccolo DJ set t-shirt speciali, si punta insomma un po' sul colore anche, no? Per il D'Agostino Day sul palco di Piazza Unità. Allora, andando con ordine, quella di questa mattina sarà qualcosa di diverso rispetto a una classica protesta. Basti pensare che in piazza verrà allestito un palco da dove il DJ Alex Bini, in forma totalmente gratuita, presenterà i vari interventi alternati a musica, verosimilmente non da camera. Scrive Andrea Pierini sul piccolo, faremo ballare la piazza, conferma lo stesso Bini, con canzoni anni 90, quelle conosciute da tutti. D'Agostino sarà presente fin dall'inizio, ma a parlare per primi saranno i sindacati, con Stefano Puzzer in veste di semplice lavoratore portuale, Sasha Colautti dell'USB, Massimo Giurissevic del Comitato Lavoratori Portuali di Trieste, Michele Piga della CGL, Marco Rebez della UIL, Giulio Germani della CISL, e a chiudere l'associazione Trieste con Riccardo La Terza. Non mancherà il mondo della cultura rappresentata dagli scrittori Veit Heinichen e dal giornalista e scrittore Paolo Rumiz.
Sarà poi la volta della politica col sindaco Roberto Di Piazza e il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Tempo massimo 3 minuti ciascuno. A chiudere la mattinata sarà ovviamente Zeno D'Agostino, con l'invito dei lavoratori a ripetere i concetti detti sabato scorso davanti al Varco 4, allo scopo di far capire l'importanza di questo momento per Trieste. Allora, vedo che c'è una telefonata, sentiamola subito, poi andiamo in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi in linea con noi? Pronto, devo parlare io? Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Emilia. Lidia? Sì. Sì. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo un'informazione, se si sa qualcosa sui rimborsi delle tessere di marzo e aprile. Non ci sono ancora indicazioni su questo, non abbiamo avuto ancora informazioni sui rimborsi dei bus, no? Dei biglietti, sì, delle tessere, delle tessere mensili. Esatto, sappiamo appunto, ci sono state le varie novità annunciate, anche il passaggio a TPL FVG, no? Per quanto riguarda la gestione del trasporto pubblico, sui rimborsi ancora non se ne è parlato. Ho capito. Vi teniamo aggiornati appena si sa qualcosa, insomma qualcosa dovrà pure essere fatto anche per ristabilire un pochino, insomma, i soldi ovviamente in tanti li hanno pagati, no? Quindi un metodo bisognerà pure trovarlo, insomma, per consentire magari a chi ha già pagato eventualmente di avere una ristoro in qualche modo, la possibilità prolungata di usare queste tessere o insomma qualcosa di questo tipo. Va bene, la ringrazio. Grazie a lei, buona giornata. Noi dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, fra poco. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, vi ricordo che intorno alle 9:30, quindi fra poco, ci collegheremo anche con la deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani per parlare soprattutto poi del tema del porto, del caso D'Agostino e anche di altri argomenti. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Con chi parliamo? Pronto? Allora, voi parlate in questo momento con Francesco Ferfoglia da Scala Santa. Benissimo. Buongiorno Francesco. Allora, voglio soprattutto fare riferimento a una telefonata di un anonimo che ha ricordato alcuni avvenimenti storici, no, politici, sì, ricordando le malefatte nostre, i Balcani, eccetera, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Allora voglio evidenziare che la partecipazione al 12 giugno non ha un motivo di carattere politico, ha un motivo di carattere storico. Mm-hmm. Praticamente storico, perché ci ricorda un'occasione nella quale, dopo una dura occupazione tedesca, con risiere e deportazioni, è subentrata una altrettanto dura occupazione jugo-titina con foibe e deportazioni. Abbiamo avuto più morti in quel periodo di deportati, foibati, che durante tutta la guerra. Comunque voglio ricordare che io ricordo mio nonno Francesco, mio omonimo, responsabile dello sciopero dei fuochisti dell'OIT del 1902, 12 morti e 100 feriti, ma non lo ricordo per riesumare degli avvenimenti storici. Ma lo ricordo affinché con questo ricordo, oltre alla memoria e il giusto riconoscimento, non vengano ripetuti degli avvenimenti che sono stati negativi. Ricordo che oltre 350.000 profughi che abbiamo avuto dalla lista della Dalmazia
se io e Titini si fermavano a Trieste ne avremmo avuti altri 200.000. E lui cita Arbe, io cito Golio Toc, i nostri 1.000 nel Monfalcone che dopo essere andati a Fiume Pola fecero una misera fine a Golio Toc, essendo certo, oltre che comunisti, anche comunisti italiani. Viva Trieste, viva l'Italia e viva l'Europa sempre. Grazie, grazie Francesco Ferfoglia per questa aggiunta, insomma, per questo intervento che chiarisce meglio il contesto storico di quello che si è celebrato ieri per la prima volta, lo ricordiamo appunto in forma diciamo ufficiale per quanto non solenne come forse si sarebbe voluto a causa naturalmente dei provvedimenti per evitare il contagio. Allora, in tema di coronavirus e provvedimenti di riaperture, abbiamo letto oggi anche sul giornale, oltre all'annunciata riapertura dei confini da parte del presidente Fedriga, la nuova ordinanza, la numero 17, Fedriga riapre da lunedì teatri, cinema e sale bingo, ok alle discoteche dal 19, centri estivi meno paletti. Andremo a vedere anche appunto proprio in particolare per quanto riguarda i centri estivi, c'erano state delle proteste per la partenza rallentata di questi appunto attesi centri estivi da tante famiglie. E ora sentiamo però la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Laura, buongiorno, sono Dino. Dino, buongiorno. Scusi, lei è troppo coccola per stare là a quel posto. Grazie. Perché sei l'unica brava. Volevo dire che di ieri del Pelocin. Sì. La pensi che avevo già il costume addosso, solamente che ho trovato un po' che era amicissimo, dai, beva un po' di birette. Allora, il buon senso, se sarei stato lì, il buon senso è... Se per esempio tutta quella gente col sdraio, con i fiori, con il casco, le porte era chiuse, li poteva far entrare dentro tutti, dato che le macchinette non funzionava, dire per paresi finiva in scarsella o dentro il costume un euro e quando che sarà fatto ripristinato le macchinette vengono là, ritorno i soldi, beve timbro e sarà finito. E se nel caso le macchinette non avessi funzionato, che entri dentro 100-200 a gratis per 100 euro o 200 euro che poteva rimettere, mi penso, no? Se sei stato un pochettino più usato in Basta Italia, quel portone lo avessi buttato giù. Probabile. Comunque lei è l'unica. Grazie Laura. Grazie Dino, buona giornata a lei. E andremo appunto a fare magari anche un servizio di approfondimento sulla questione del pedocing, vedo che sta interessando sicuramente molte persone. Allora, ancora altre mail, diamo un'occhiata, ce ne sono diverse. Dunque, ci scrive Daniela, dice: non ho sentito la notizia della piena assoluzione del dottor Marino Andolina. Sì, l'abbiamo data, cos'era, qualche giorno fa, adesso non ricordo esattamente, se vuole insomma la ridiamo. Il Tribunale di Trieste ha assolto Marino Andolina per non aver commesso il fatto e lui stesso insomma l'ha annunciato su Facebook in relazione all'accusa, no, di peculato in, diciamo, in relazione a livello locale al processo, ormai famoso processo Stamina, quindi c'è stata l'assoluzione del dottor Marino Andolina. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, pronto, buongiorno, sono io? Sì, buongiorno. Allora, io mi chiedo, sì, se era nazionale la risiera, un monumento, perché l'hanno rifatta tutta? Perché dovevano la sala come era in stato naturale. Hanno messo, hanno piastrellato, hanno fatto di tutto e di più. Perché mi ricordo quando sono andata a vedere io, era proprio una cosa tremenda. Dovevano la sala come che era. Perché adesso, anche se vanno i giovani, cosa vedranno? Le piastrelle, le mattonelle per terra? Ma insomma, non lo so. Dove vanno la sala stato naturale? Io questo mi chiedo, sono andata una volta, due, prima che la rifacciano, e sono rimasta male. Adesso non sono andata più, perché non è più risiera, non è il monumento nazionale.
È una casa X che si può parlare e basta. Questo chiedo io. E poi un'altra cosa. Ok. Chi che guarda Giordano, che è la cosa che non so, adesso Maio che è andato a parlare con tutti questi politici e questa cosa, che tutti si lamentano dei soldi che non ci arrivano e una cosa e l'altra. Adesso sapete voi quanto che costeranno tutti questi stati generali che vengono qua? E quanto è costato a Maio andare per gli stati? Un milione gli ha dato di Conte. Chiaro. Per lui per andare e torno. Non so, cioè, guardate il programma di Giordano, vedrete i soldi che spende Conte. Capito. E tutti gli altri secondo si lamentano. Lei, insomma, degli sprechi. Capito. Appunto, ma capito. Tanti. Grazie, grazie, buona grazie giornata e buona domenica. Buona giornata e buona domenica anche a lei. E abbiamo visto appunto sui giornali di oggi il giorno dell'Unione Europea, gli Stati Generali, occasione unica, ora opere e riforme, conferenza al via con i vertici europei e Visco, protestano comuni e regioni, il governo li invita all'ultimo momento. Insomma, questo qui siamo su Repubblica, questo è il titolo. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. La sento malissimo, pronto? Anche lui, sento poco, sono qua dei liti. Vediamo se riusciamo a comunicare. Sì. Dica. Proviamoci. Sento un fischio, dei rumori di sottofondo, però non riesco più a sentire la sua voce, signora. Buongiorno. Sì, no, sono qua. Quindi lì ti volevo chiedere qualche cosa, dico, ma adesso sento che la parla. Signora, forse la televisione è con volume alto, quindi se la abbassa forse riesce a sentirmi meglio attraverso il telefono. Proviamo così. Ecco, adesso l'ho battata. Ecco, fatto. No, volevo così parlare qualche cosa. Dica. Ti sentivo tutte queste robe così, mi sono qua deliti. Brontolavo che mi passò Magnar Benedetto, che gli avevo. E a Litis ha detto? Sì. Ah, sì, ok. Sì. Tutti rabbiosi, mi sono mangiare queste robe. Si lamenta un po' del cibo, insomma, non le piace il molto. Il cibo, sì. Capito, signora. Sì. Pensavo di poter parlare con la signora che non so come si chiama. Chi? Di chi sta parlando? Con chi voleva parlare? Non lo so, perché c'è solo una signora che parla adesso, perché conto sempre così, no? Che fanno delle richieste. Purtroppo la sentiamo malissimo, signora, non riusciamo davvero a sentirla. Vediamo se riusciamo a ripristinare questa telefonata, ma credo che sia caduta la linea, dal suono credo di capire che sia caduta la linea. Allora, ci dispiace perché insomma era una signora che ci chiamava dall'interno dell'ITIS. Allora, ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e ci rivediamo subito dopo, a fra poco. Allora, bentornati in diretta Sveglia Trieste, ancora con i vostri interventi. Dunque, ci sono anche richieste da parte vostra di poter avere ad esempio la carta d'identità. C'è una signora Elena che ci scrive: da più di un mese che aspetto che mi richiamino per la carta d'identità, ho lasciato il numero del cellulare ma fino ad oggi non mi ha chiamata nessuno, così pure mio marito, abbiamo urgenza di averla per andare da nostro figlio
figlio residente all'estero. Sapete forse quando riapriranno i centri civici? So che il centro civico di Valmaura aprirà lunedì, però insomma dovrebbe essere imminente anche la riapertura degli altri dei centri civici insomma già attivi. Ancora una richiesta di questo tipo. Allora, il 30 giugno scade la proroga dell'esenzione del ticket sanitario. Ho chiamato il CUP e la risposta è che il rinnovo parte dal 1 luglio. Figuriamoci la coda che ci sarà. L'assessore aveva detto che si sarebbe fatto in automatico. C'è la possibilità di chiedere un chiarimento all'assessore? Va bene, lo proveremo a chiedere, signor Bruno. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono io. Pronto? Sì, buongiorno. Ah, buongiorno a lei. Io volevo anche rispondere al signor Ferfoglia, che io trovo sconvolgente questa festa del 12. Lui dice che è storica la storia, ma se vogliamo essere logici e dire che è storica, sì. la colpa specialmente delle foibe è stata riguardo i militari neozelandesi che non hanno difeso la popolazione triestina, perché queste storie erano già qua, erano barricati, ecco. Le truppe titine, quelle di 40 giorni, avevano sì un'importanza storica, però non tanto, non davanti a un governo militare neozelandese, inglese e zelandese come poteva avere quella volta. Insomma, loro potevano per forza fermare, ma il veto era di non intromettersi perché avevano paura, avevo già detto, della terza guerra mondiale. La colpa era, la popolazione poteva essere difesa, questa è storia, non quello che dicono. Quello che dicono che è stata liberata. E come adesso questo rigurgito irredentista, perché avviene? Non per storia, perché abbiamo un comune, purtroppo, un comune che è praticamente tutta la destra, ecco. Allora, io mi domando e dico, è proprio il momento, dopo tanti anni, anche perché c'è l'attrito con la Jugoslavia, di tirar fuori questa storia, di fare secondo una festa. Secondo lei non è il momento opportuno, Non è il momento opportuno. Allora, capito. Però vorrei dire una cosa al vice sindaco. Il vice sindaco si è dimenticato che lui è della Lega, ecco, e la Lega fino all'altro giorno, perché io guardi, brave persone nella Lega, io ci sono stata e sono tutte brave persone, però si sono dimenticati quando gridavano Roma ladrona. E abbasso il meridione. Adesso c'è tutto un rigurgito e i leghisti con la mascherina, col bianco, rosso e verde. Insomma, io trovo tutto molto sconvolgente, francamente. Non sono d'accordo, assolutamente. Penso che sia questo fomentare l'odio di razza. Si butta benzina sul fuoco. Già con la Slovenia, insomma, non è sempre stato, diciamo, si sopportavano, diciamo, no? Adesso sarà ancora peggio. Io trovo queste cose, che fanno le cose senza ragionare. Mi dispiace, questa è una mia opinione, per carità, cioè, avrà tanta gente contro, però insomma. Ecco, ho capito. La ringrazio, grazie, e buona domenica. Domani, buona domenica, arrivederla. Insomma, questa è la sua opinione. Grazie della telefonata. Nel frattempo c'è qualche piccola difficoltà per il prossimo collegamento. Adesso cerchiamo di perfezionarlo. Allora, c'è un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Scherl. Buongiorno, signora Scherl. Sono pienamente d'accordo con la signora che ha chiamato adesso. Sì. E anche con quel che ha detto la signora Luisa stamattina. Ok. Mi pare che in questo momento siamo troppo, col bianco, rosso e verde, con la stella rossa, con queste robe che dovessi non essere dimenticate, ma tener conto, prendere atto, e le sei passate, e le vuoi far tornare, mi pare di essere in una pignata atomica che sta per stroppare, perché tra schiavi italiani, e non se brutte parole, se triestim, non che era mai sta roba che c'è adesso, che sta fomentando un odio. Ma cosa siamo diventati?
tutti patriotti, tutti con le bandiere in strada. Non ho mai visto in vita mia, che stavo a Trieste da una vita e sono nata qua, tutto sto patriottismo che vedo adesso. È una roba micidiale. Cioè noi dovremmo anche rendersi conto che se avevamo alleato con Hitler, eravamo alleati di Hitler, Santa Madonna, come te poi dopo che aver fatto il sterminio, che bene o male che avevamo partecipato. Basta con queste rivendicazioni, con questa roba. Se giorni importanti, le foibe va rispettate, mia, li adoro, sono andata a pregare sulle foibe, come che sono andata a pregare in Risiera. Fa parte del nostro passato, ma non possiamo adesso fomentare tutto di nuovo. Mi benzina in Ugo, andrò a farla, ma non perché vado e sono patriota e sfodero le bandiere. Perché siamo sempre andai. Perché Lori viene qua da noi, perché noi andiamo là da Lori, perché non vedo tutto sto odio, perché che gade continuare. Giusto. Basta. Basta. Questo assolutamente d'accordo. Se qua da mise 28 bandiere sui pergoli, ma non ho mai visto, mai visto una roba compagna e non le porta a niente. Le porta solo che a un ulteriore conflitto, che chi che sia più vecchio sa cos che vuol dire. I più giovani non si rendi neanche conto di quel che sta facendo, non possono, non possono ricordarsi, no, insomma, ma non ricordare di aver vissuto cos che era qua, e i cori a rischio che torni 4 volte peggio e non si rendi conto di questo. Basta. Capito. Grazie a lei, grazie alla signora Scherl, buona giornata. Insomma, sono tanti questa mattina gli interventi anche di questo tenore. Abbiamo sentito appunto la signora Luisa, ma anche la signora che ha telefonato prima. Non sono pochi, insomma, gli interventi di questo tipo quest'oggi. Allora, ancora una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità e poi ci collegheremo, come vi dicevo, con la deputata del Partito Democratico, Deborah Serracchiani. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, signora, è aperto un fine per andare in Slovenia? Sì, da oggi per gli abitanti della nostra regione si può andare in Slovenia. Ah, ecco, sì. Bisogna essere vaccinati? Prego? No? Non ho capito, mi scusi. Se bisogna essere vaccinati. Non c'entra. No? Bisogna avere mascherina e guanti. Allora, non credo ci sia l'obbligo in Slovenia, no? Per la circolazione della mascherina, la porti comunque con sé se deve andare appunto in Slovenia, non si sa mai, però non credo ci sia l'obbligo. Va bene. Grazie signora, grazie, grazie a lei signora, buona giornata. Allora, dobbiamo fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo in compagnia appunto della parlamentare del Partito Democratico Deborah Serracchiani, a fra poco. Bentornati in diretta Sveglia Trieste, allora siamo in attesa di collegarci con Deborah Serracchiani, allora vediamo se riusciamo a risolvere il collegamento, appunto lo dico anche alla regia, ci dice che si sta collegando con noi ma dobbiamo accettarla, quindi vediamo se è possibile fare qualcosa, nel frattempo sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? C'è qualcuno in linea? No, allora deve essere caduta la linea, proviamo con un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Buongiorno signorina, volevo... signora. Buongiorno a lei. Sì, volevo chiedere un'informazione. Prego. Se per caso sei deviazioni per via del Piazza Unità,
passare le macchine lo stesso lungo le rive, solito. Ah, ho capito, se ci sono delle particolari deviazioni, sì. Allora non ci sono comunicazioni in questo senso, quindi ecco, dovrebbe quindi essere tutto regolare. Tutto regolare, sì. La ringrazio tanto. Grazie a lei, buona giornata. Allora, vediamo se appunto riusciamo a collegarci con la deputata del Partito Democratico. Allora, intanto Daniela ci chiede, buongiorno, si può andare in Slovenia a comprare le sigarette? Sì, da oggi sì, se abita appunto nella nostra regione, ma immagino di sì. Allora, invece se non abita nella nostra regione deve aspettare lunedì comunque, quindi non molto tempo. Allora, ancora altre vostre richieste, sempre sulla Slovenia. Mi domando, ci scrive Luigi, perché non abbassiamo il prezzo della benzina meno della Slovenia, perché non mettiamo noi nei negozi dove si possono comprare sigarette e altro, infine perché la superstrada che porta a non viene applicato un ticket per gli sloveni, credo che porta alla Slovenia, immagino, in più perché entrano tanti extracomunitari con la complicità, dice, della polizia slovena, insomma si concentra sulla questione slovena. Allora, una telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto di nuovo complimenti per la vostra trasmissione. Grazie. Siete veramente bravi. Io chiamo proprio per queste polemiche Slovenia, Italia, Capodistria, Trieste, la fin fine, no? Cioè, allora io dico, tutti si lamentano perché qua, perché là. Io dico, cioè, come appena letto un'email, se l'Italia abbassasse, no? Sì. Il prezzo del carburante, come che fa immediatamente la Slovenia, i triestini non andrebbero a far benzina in Slovenia, no? Le sigarette costano di meno, il pane è diverso un po' di qua che di là. Io sono sincera, compro qua e compro là. Le faccio quasi un piccolo esempio. Eurospin, qualità prezzo ottima qua e là, qui trovi certe cose, li trovi altre. Cioè, è ovvio che uno che è abituato a mangiare un po' di tutto, un po' di qua, un po' di là, ma è sempre stata questa cosa. Io non vedo tutte queste polemiche dell'ultima ora, diciamo così. Ecco, io dico vivi, lascia vivere, ognuno fa come crede e anche a risparmio, perché se non tutti possono permettersi, no? Di fare benzina qua o altre cose, ecco. E la sintesi è questa, diciamo, ecco. Allora, grazie alla signora anche per questa sua proposta, che era un po' quella che era contenuta nella mail che avevo letto poco fa. Allora, cerchiamo ora di collegarci in altro modo perché non riusciamo appunto a risolvere. No, allora, non riusciamo neanche a collegarci da questo computer. Allora, io so però che siamo in collegamento attraverso WhatsApp. Possiamo fare anche attraverso WhatsApp, tentiamo tutti i mezzi, ecco, la vedo già collegata, possiamo metterci in orizzontale come era prima. Grazie per essersi collegata con noi alla deputata del Partito Democratico Deborah Serracchiani. Ecco, ancora un attimo per la sistemazione dell'inquadratura, perfetto, no, ancora un attimo, c'è ancora qualche piccolo problema, siamo in diretta, insomma, ci perdonerete. Eccola qui, buongiorno, buongiorno e grazie per essersi collegata con noi. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, allora c'è stata qualche piccola difficoltà questa mattina con il server per quanto riguarda Skype, comunque riusciamo a parlare lo stesso, dai, i mezzi ce lo consentono. Allora, Deborah Serracchiani, oggi è il giorno della grande manifestazione, partiamo da questo, in favore di D'Agostino, di Zeno D'Agostino, la città si sta mobilitando, sono già arrivati dei camion per allestimento del palco, addirittura in Piazza Unità, insomma, come vede, come vive questa giornata e come sta vivendo, insomma, questo, quello che sta accadendo a Zeno D'Agostino e alla città tutta, quale idea si è fatta? Beh, sicuramente c'è stata una reazione forte della città e questo è positivo, perché credo che anche grazie al lavoro prezioso di Zeno D'Agostino e Mario Sommariva di questi anni possiamo dire una volta per tutte che il porto e la città non sono due entità distinte che non si parlano, non si toccano, anzi io direi che ormai il porto è diventato un pezzo importante di questa città e di fronte a quello che è accaduto io penso che
legittimamente ci sia stato un moto di reazione, insomma, che è venuto soprattutto dai lavoratori portuali, che voglio ringraziare, perché se in questi anni il porto è diventato così importante, tanto da diventare il maggior porto di per quanto riguarda i traffici d'Italia, lo si deve al lavoro di Zeno, al lavoro di Mario Sommariva, ma lo si deve anche e soprattutto al preziosissimo lavoro svolto dai lavoratori, dai terminalisti, da tutti gli operatori portuali. È stato davvero un lavoro di squadra, e quindi, essendo stato un lavoro di squadra, la squadra si rivolta in qualche modo di fronte a quella che ha sentito come un'ingiustizia. Allora, non entrando ovviamente nel merito poi della delibera ANAC, eccetera, però si sta lavorando a livello di proprio di governo, e lei è impegnata proprio in prima persona anche, insomma, con il Partito Democratico a trovare una via d'uscita, una soluzione per modificare in qualche modo, no, questa normativa che ha portato poi a questa delibera su segnalazione anonima, pare, no? Allora, che cosa si sta facendo? In che direzione ci si sta muovendo? Che cosa si può fare, secondo lei? Beh, intanto c'è stato, ed è importante, il ricorso al TAR fatto da Zeno D'Agostino, devo dire anche in qualche modo con un sostegno del Ministero, e questo è importante perché io sono molto confidente che il ricorso al TAR possa comunque andare bene, perché ci sono ragioni oggettive che in qualche modo giustificano il ricorso, e quindi io mi auguro che vada bene anche l'iniziativa giudiziaria. Dall'altra parte però siamo di fronte ad una norma che problemi ne ha dati, continua evidentemente a darne nell'interpretazione, quindi insieme al ministro Patuanelli stiamo cercando di capire, io a livello parlamentare, lui evidentemente a livello di governo, se si può agire per dare un'interpretazione autentica di questa norma, che, lo ricordo, non è un lavoro che stiamo facendo solo per Zeno D'Agostino. Ovviamente il tutto nasce da questa vicenda, però è evidentemente un'interpretazione autentica che è necessaria per evitare che si ripeta e per evitare che ci siano distorsioni nell'applicazione di una norma che nasce con le buone intenzioni, nel senso che voleva appunto evitare che vi fossero all'interno dei porti, che sono dei luoghi complessi, delicati, dei conflitti di interesse, come anche in altri luoghi evidentemente, ma che è applicato appunto ai porti, e in particolare in casi come questi, quando il conflitto di interessi, semmai scritto sulla carta, non si può realizzare nei fatti, visto che appunto il presidente D'Agostino non aveva nessuna delega operativa all'interno di TTP, né ricordo percepiva un emolumento. Beh, insomma, in questi casi ci vuole un'interpretazione di buon senso, e quindi stiamo cercando di lavorare in questo senso, devo dire in modo assolutamente trasversale, anche con i colleghi di maggioranza, ma anche con i colleghi di opposizione, perché come dire, è una vicenda che ha toccato tutti e che in qualche modo si è messo di fronte a quella che oggi definiamo secondo alcuni burocrazia, secondo altri, e insomma mi reputo tra questi, bisogna scrivere bene le leggi e quindi anche interpretarle altrettanto bene. Noi stiamo cercando di fare questo intervento proprio con questo fine. Questo passaggio appunto con questo scopo. Allora, sono tante, no, le partite aperte per il porto di Trieste. All'inizio, proprio quando è emersa, insomma, questa problematica riguardante Zeno D'Agostino, si è temuto anche per tutti gli atti, no, compiuti e firmati da lui in questo periodo. Si è cercato subito di correre ai ripari, proprio anche con l'affidamento del ruolo di commissario a Mario Sommariva. Quali sono le questioni principali che sono messe a rischio in qualche modo da questa situazione ancora non ben definita? Ma appena accaduto il tutto mi sono permessa di suggerire alla ministra De Micheli la nomina come commissario di Mario Sommariva, per due motivi: intanto per garantire la continuità al porto, visto che si tratta di una persona che ovviamente ha lavorato a strettissimo contatto con Zeno e che quindi in qualche modo poteva dare garanzia di conoscere esattamente a che punto erano tutte le vicende più importanti, dall'altra anche per un sostegno, evidentemente anche una stima nei confronti appunto di Zeno
D'Agostino il fatto di andare in continuità. E devo dire che voglio ringraziare davvero pubblicamente la ministra De Micheli, perché in pochissimo tempo ha fatto l'atto che serviva, e cioè il commissariamento. E dall'altra parte però voglio anche dare qualche certezza in più. In questi casi, purtroppo non isolati, gli atti comunque che sono stati compiuti per un principio di continuità nell'amministrazione e anche di interesse collettivo mantengono il loro valore, la loro valenza, quindi non c'è un problema, diciamo, di nullità degli atti o di decadenza degli stessi. E lo stesso commissario può ratificare tutte le attività che erano state fin qui svolte e che devono essere svolte. Ovviamente ci sono dei punti importanti, c'è l'accordo quadro di programma che riguarda la ferriera, c'è l'intervento, importantissime investimenti anche stranieri che riguardano e riguarderanno il porto di Trieste, e devo dire che forse si capisce anche poco quello che sta succedendo all'estero nel porto di Trieste. Spesso poi basta solo la parola anticorruzione, perché non ci dimentichiamo che l'ANAC è appunto l'agenzia che si occupa dell'anticorruzione, e qualcuno può pensare chissà cosa è accaduto e che cosa ha combinato Zeno D'Agostino. Nulla di tutto questo, è, ahimè, ripeto, un'interpretazione legislativa che va assolutamente migliorata, semplificata e anche asciugata, diciamo così, di possibili distorsioni. E però dobbiamo dare la garanzia che si possa continuare con quegli investimenti importanti che hanno riguardato fin qui il porto di Trieste, anche perché non ci dimentichiamo che nel porto di Trieste lavorano circa 1500 persone, che c'è un indotto fondamentale, che siamo in un momento di ripresa dopo il lockdown dove abbiamo bisogno che il porto lavori al 110% e dove abbiamo bisogno che continuino tutte quelle attività che sono state fin qui messe avanti. Penso alla piattaforma logistica, penso insomma ai tanti investimenti che sono stati fatti in questi anni e che non possono assolutamente essere messi da parte. Quindi mi auguro e spero che continui l'attività del porto e che nel mentre si risolva ovviamente questa vicenda. Assolutamente, insomma, in questo momento particolare. Poi magari torniamo anche sulla questione ferriera, accordo di programma, in cui appunto il porto è parte sicuramente importantissima. C'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto, c'è qualcuno in linea? Pronto? Credo sia caduta la linea, allora niente, andiamo avanti. Appunto, le dicevo dell'accordo di programma, in questo caso appunto è esploso tutto il caso D'Agostino proprio nel momento in cui i sindacati tornano a chiedere con forza la firma dell'accordo di programma. Insomma, quali sono i rischi per quanto riguarda questo delicato nodo della nostra città? Ma allora, come è noto, io ho un'opinione parzialmente diversa rispetto alle istituzioni che fin qui si sono mosse. Io, considerato anche il periodo storico che stiamo vivendo, avrei fatto più gradualmente la chiusura dell'area a caldo, perché si tratta comunque di perdere oltre 400 posti di lavoro in un momento nel quale francamente trovare alternative è estremamente difficile, lo è per tutti, figurarsi in condizioni come quelle che stiamo dicendo all'interno di un sito come quello della ferriera. Avrei quindi fatto una scelta più graduale e soprattutto avrei in qualche modo voluto vedere l'accordo di programma prima dell'accordo sindacale. Il mio timore è che appunto i lavoratori ricevano sì gli ammortizzatori sociali, probabilmente riceveranno anche una buona uscita, chissà se sufficiente, ma poi si ritroveranno a casa senza un lavoro. Questo credo che francamente una città come Trieste non se lo possa permettere, soprattutto non si possa permettere di perdere così tanti posti di lavoro e anche un pezzo di manifattura, anche perché, diciamoci la verità, l'alternativa in questo momento non si conosce e comunque se l'alternativa ci sarà richiederà molto tempo. Detto questo, ora però il tutto è fatto e quindi bisogna pensare ai lavoratori, bisogna pensare anche a quel sito, alla bonifica, allo smantellamento, insomma le attività da fare sono tantissime. L'accordo di programma doveva essere sottoscritto ormai da qualche mese, non è arrivato ed è giusta e legittima la preoccupazione dei lavoratori. Credo però che il ministro Patuanelli, come ha rassicurato anche recentemente, abbia definito l'accordo quadro di programma, lo stia definendo, così come raccogliendo le notizie di stampa sembrerebbe che sono stati sciolti anche quelli che erano i nodi che fin qui avevano in qualche modo dato fatto passare
passare un po' di tempo. A me quello che preoccupa comunque sono i lavoratori e le loro famiglie. Io credo che si debba pensare a loro prima di tutto e che si debba dare loro delle alternative. Considerate pure che ci sono altri lavoratori all'interno della ferriera nella medesima incertezza, sia quelli del laminatoio, sia quelli che erano i lavoratori interinali o somministrati. Ecco, vorrei che qualcuno pensasse a queste persone e alle loro famiglie. Allora, un'altra telefonata, la sentiamo immediatamente. Pronto, buongiorno, che linea con noi? Ah, buongiorno, lei suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Ho letto sui giornali che però il discorso di De Agostino era noto già a novembre e quindi ci sono state anche gli scambi di giustificazioni, eccetera, e già da quattro mesi, più di 4-5 mesi a questa parte. Come mai il caso è scoppiato proprio adesso e non prima? In più volevo anche dire un'altra cosa, dalle parole della Seracchiani c'è un po' di confusione, cioè allora o si punta allo sviluppo del porto e quindi le aree ex ferriera sono indispensabili a questo sviluppo, oppure non si punta a niente, se si mantiene la ferriera il porto non è che può sviluppare perché è il problema ferroviario di tutto quello che è stato detto eccetera, per cui c'è poca chiarezza e penso che ognuno qua sta combattendo una battaglia sott'acqua. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, non ho capito bene la seconda parte insomma, della domanda su che cosa non ci sarebbe chiarezza, insomma, dice c'è contrapposizione tra il mantenere la ferriera e lo sviluppo, ma ormai insomma, la ferriera sappiamo ha chiuso l'area a caldo, quindi questa è la situazione. Voleva rispondere appunto al nostro telespettatore. Sì, certo. Beh, intanto per quanto riguarda la prima parte della domanda, sì, è vero, nel senso che l'atto è stato notificato ad Agostino e tra l'altro anche a me come ex presidente di regione e anche al Ministero delle Infrastrutture, evidentemente quando è stato avviato il procedimento. E Zeno D'Agostino ha potuto presentare una memoria, ha potuto entrare in un contraddittorio, dopodiché è arrivata la delibera che si auspicava non essere ovviamente quella che è stata, anche perché come dicevo prima, se ritengo che al TAR ci siano buone ragioni, ritenevo che anche durante il procedimento davanti all'ANAC vi fossero queste buone ragioni. Ed è altresì vero che non si poteva intervenire prima della chiusura del procedimento, sarebbe stato assolutamente illogico e anche insomma non opportuno rispetto al procedimento che si era avviato. Per quanto riguarda la seconda parte, confesso che anch'io non ho capito molto bene, posso però dire che non c'è un conflitto, nel senso che servivano delle aree, quelle aree erano nella disponibilità, si è scelto di chiudere, ma è una cosa diversa. Dopodiché legittima anch'essa, ma evidentemente si è fatta una scelta diversa. Poter tenere le due cose non era impossibile, ciò posto mi auguro che quelle aree che sono state cedute, chiuse e cedute, vengano utilizzate proprio per la parte ferroviaria che servirà alla piattaforma logistica e ai nuovi investimenti. Un'altra telefonata subito, pronto, buongiorno, che linea con noi? Ah, buongiorno, sono Erika. Erika, volevo solo fare una nota, così visti tutti gli apprezzamenti sui sì. vari social quotidiani sull'apertura dei confini con la Slovenia. Sì. Certo, alcuni vanno a prendere sigarette, altri vanno a fare benzina, lo si sa, è sempre stato così. L'unica cosa volevo dire è che alcuni si recano anche in Slovenia ad acquistare i farmaci di cui hanno bisogno per una terapia mensile e costano la metà del prezzo. È chiaro, questo è vero, certo. E in questa situazione, tra l'altro, in cui molti non hanno ancora ricevuto la cassa integrazione, e insomma tante famiglie hanno bisogno di spendere 56 euro per un farmaco al posto di 25 fa la differenza. Fa una grossa differenza, chiarissimo. Tutto qua, grazie mille, buon lavoro. Grazie a lei Erika, buona giornata. È vero, c'è insomma questa differenza di prezzo non soltanto banalmente, insomma come diciamo spesso della benzina, che però insomma una differenza compensata in buona parte anche dallo strumento dei buoni, no? Che ha la nostra regione, le sigarette, però ci sono anche i farmaci, no? Che costano molto meno, ha ragione la signora Erika, in questo momento difficile. Poi c'è anche il tema della cassa integrazione che non arriva a tante famiglie, no? Ancora, a tanti lavoratori. Sì, guardi, questo è stato ed è il problema più grande. Noi abbiamo fatto un intervento immediato con il Cura Italia appena
accaduto appunto il lockdown. Quello che però non va assolutamente e non dobbiamo nasconderlo è il fatto che i soldi non siano arrivati presto e subito nelle tasche dei lavoratori e delle lavoratrici, così come ci sono stati problemi sulla liquidità per le imprese. Sulla cassa integrazione in deroga purtroppo noi abbiamo dovuto agire di fronte ad un fatto enorme e abbiamo agito con strumenti ordinari in una situazione straordinaria. La cassa integrazione in deroga è stata estesa a tantissimi lavoratori che non l'avevano mai avuta, che non avevano mai avuto ammortizzatori sociali, e lo abbiamo fatto con la procedura che era nata nel 2007-2008 durante la scorsa crisi, e quindi attraverso una triangolazione con le regioni. Questo strumento non ha funzionato, molte regioni per una serie di ritardi, per il modo con cui mandavano i decreti, hanno messo in difficoltà, diciamo così, la procedura. L'INPS non è stata immediatamente pronta rispetto alle tantissime richieste che arrivavano. Di fatto non sono arrivati i soldi a tutti e non sono arrivati presto. Questo è un fatto di cui oggettivamente non possiamo non avere responsabilità. Oggi la cassa integrazione in deroga è pagata per circa il 75%, ma basta anche soltanto un lavoratore che non ha ancora ricevuto, e comunque il 25% che non l'ha ancora ricevuto è tanto, che evidentemente qualcosa non ha funzionato. E nel decreto rilancio stiamo cercando di intervenire con una procedura di accelerazione che preveda l'anticipo della cassa integrazione in deroga direttamente da parte dell'INPS nella misura del 40%. Io in Parlamento mi auguro che riusciamo anche ad alzare questo importo, tra l'altro il 40% non del massimale, ma il 40% dell'ultima busta paga, quindi è un 40%, diciamo così, più alto rispetto a quello che fin qui si riceveva. È andata un po' meglio con la cassa integrazione ordinaria e con i bonus, anche perché chi è rimasto fuori dai bonus, fatto un controllo, è emerso che o aveva sbagliato la domanda o aveva sbagliato ad esempio l'IBAN, e si stanno correggendo anche questi, mentre ad esempio chi ha ricevuto il bonus a marzo, per aprile lo ha ricevuto, diciamo così, quasi in via automatica, o lo sta ricevendo adesso. Ciò posto, ripeto, i ritardi sono un errore che va corretto assolutamente, perché non si può pensare di lasciare le persone senza nessun sostegno al reddito dal mese di marzo fino ad oggi. Allora, c'è ancora una telefonata. Pronto, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Vediamo se riusciamo a dialogare con questo telespettatore o telespettatrice. Nel frattempo è uscita anche una notizia che ci arriva dalla Cina ancora una volta. Allora, coronavirus, alcuni quartieri di Pechino in lockdown. Nuovi casi di coronavirus hanno fatto scattare oggi il lockdown in diversi quartieri di Pechino. 11 complessi residenziali nel sud della capitale della Cina sono stati isolati a causa di un focolaio di Covid-19 collegato al mercato della carne di Xinfadi, secondo quanto riferito dai funzionari locali. Questa è una delle notizie dell'ultima ora, insomma, di questa mattina, battuta dall'ANSA e riportata poi anche dagli altri quotidiani. Allora, non so se riusciamo a recuperare la telefonata di prima, volevo concludere, siamo quasi appunto in chiusura, volevo concludere con lei, insomma, cosa si aspetta da questa manifestazione. Sarà presente anche lei oggi in piazza, fra poco, insomma, noi naturalmente la seguiremo dal punto di vista giornalistico, come facciamo sempre. Sì, ci sarò, perché credo che sia importante esserci, insomma, credo che sia importante manifestare da parte di tutta la città, insomma, da parte dei portuali, di tutte le persone che ritengano utile esserci, non solo la vicinanza e la solidarietà a Zeno D'Agostino, ma anche la voglia di cambiare, anche perché io credo che questa vicenda sia arrivata nel momento nel quale un po' tutti ci siamo sentiti in difficoltà di fronte alla burocrazia, di fronte ai ritardi, di fronte ad alcune vicende che sono risultate kafkiane. Non è che questo paese non fosse così anche prima, lo sapevamo, ma l'emergenza ci ha messo di fronte a tutte le fragilità, le debolezze, le cose che non vanno e che adesso vanno cambiate. Quindi c'è anche una voglia di cambiamento che viene in qualche modo interpretata da questa vicenda, tutti la sentiamo, e chi più chi meno come nostra, e credo che insomma sia giusto andare in piazza. E penso però che sia anche giusto in questo momento far capire che la voglia di cambiamento non riguarda soltanto evidentemente questa vicenda, ma riguarda l'intero paese. Io almeno la interpreto così.
Grazie, grazie a Deborah Serracchiani per essere stata con noi questa mattina, la ringraziamo e la invitiamo a tornare a trovarci presto qui a Sveglia Trieste alle nostre trasmissioni. Grazie molte e buon lavoro. Grazie, grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Grazie. Grazie, e noi ci fermiamo appunto con la nostra trasmissione di questa mattina, ci collegheremo naturalmente più tardi con la nostra edizione straordinaria, vi daremo conto della manifestazione appunto in Piazza Unità per dare sostegno a Zeno D'Agostino, al presidente appunto destituito da, da questo provvedimento dell'ANAC. Grazie per il momento a tutti per averci seguito fin qui e buona mattinata.